molto motivata nel suo ruolo. E allora, eccoci qui in questa 13ª edizione. Io porgo adesso il microfono, che finalmente alla fine funziona, all'assessore, alla nuova assessore alla pubblica istruzione, Paola Albo, per il saluto di prassi. Grazie. Buonasera a tutti, ringrazio la dottoressa Celestina Martinelli e il professore che mi hanno coinvolto per l'appunto nella 13ª edizione del settembre pedagogico. Devo dire che appena a seguito della nomina appunto di assessore mi sono subito interfacciata con la dottoressa, proprio perché il mondo della scuola, per quanto io svolga un'attività differente, mi appartiene da tanti punti di vista, ed è questo il motivo che mi ha spinto ad iniziare un giro dove mi vede coinvolta personalmente nel conoscere i vari dirigenti, anche se devo dire che non ho completato, proprio perché siete tanti, siete in molti, e per me è importante dedicare tempo ad ognuno di voi. È importante perché penso che personalmente debba apprendere le varie problematiche, le varie difficoltà, tutti i lati positivi e negativi che la scuola per l'appunto offre. Naturalmente offro la mia disponibilità personale ed amichevole, non solo istituzionale, perché comunque è importante interfacciarsi personalmente, creare dei rapporti umani e cercare quindi in tutti i modi di far rete con il mondo della scuola, tra ente e scuola. Io approfitto appunto appena chiesto diciamo il permesso alla dottoressa per comunicarvi inoltre che sono partite le lettere che vi notiziano circa la partecipazione dei bambini e dei ragazzi al Festival Casteldimondi, proprio perché ci tenevamo a far partecipare le varie classi gratuitamente ai vari matinè che sono stati appunto organizzati. Penso che sia un'esperienza bella che ogni bambino e ogni ragazzo debba vivere, e lo debba vivere appunto nel modo più gratuito possibile. Vi notizio, per chi diciamo non ha avuto la possibilità inoltre di conoscere e di riferirlo personalmente, che quest'anno cercherò in tutti i modi di farvi convogliare dei progetti gratuiti, quindi che l'assessorato, con le sue disponibilità, che cercherà sicuramente di calibrare nei migliori dei modi, permetterà ad ogni scuola elementare, medie, perché no, anche superiori, ma parlo anche del mondo dell'infanzia, affinché ognuno possa offrire progetti in più oltre a quelli che la scuola già offre in maniera gratuita, insomma creare quel quid che ci permette di collaborare e di vederci partecipi. Saluto tutti e ringrazio per l'attenzione. Insomma, non è facile individuare un tema che possa risultare interessante e affascinante a docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Abbiamo qui iscrizioni di docenti di scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. Non mancano docenti di scuola secondaria di secondo grado, e ci sono anche professionisti liberi. Quindi trovare un tema che possa comunque essere vincente. Abbiamo pensato di parlare di metadidattica, delle strategie per la gestione della classe. Su questo palco, su questo tavolo, si sono succeduti nel corso degli anni relatori di grande rilievo: Ferdinando Montuschi, Dino Cristanini, Paolo Crepè, Alberto Pellai, Italo Fiorin, Bruno Forti, Michele Corsi, Giuseppe Lia, solo per ricordare alcuni. Da tutti e da ciascuno abbiamo avuto conferme, abbiamo appreso nuove cose, ma soprattutto abbiamo tratto nuova linfa, nuova motivazione ed entusiasmo per poter agire nel quotidiano, nella didattica di tutti i giorni. Quest'oggi una figura nuova, un giovane accanto a me, scoperto personalmente tramite YouTube. Quindi adesso i relatori non si reclutano più in base al curriculum scritto oppure qualche domanda presentata, ma grazie anche ai mezzi di comunicazione di massa ho avuto modo di apprezzare degli interventi di Alberto De Panfilis proprio sulle strategie per la gestione della classe. Chi è Alberto De Panfilis?
È esperto in interventi di formazione, problem solving, coaching e consulenza per aziende, istituzioni e privati. È laureato in scienze psicologiche e scienze tecniche psicologiche e in economia dei mercati internazionali e delle nuove tecnologie. Nonostante la giovane età, a 31 anni come mio secondo figlio, vanta un curriculum di tutto rispetto, perché ha fatto molta formazione con i docenti, aggiornamenti con i docenti, e poco fa ha proprio sperimentato con voi una delle tecniche per richiamare l'attenzione. È riuscito a fare zittire 500 persone con il linguaggio non verbale, 400, con il linguaggio non verbale, malgrado io tentassi di farlo con il microfono. Ok, allora accogliamo con un applauso il nostro relatore. Sentite che parlo, sì. Allora, innanzitutto buonasera. Grazie. Mi sentite? Ringraziare di più? E meno di più. Fare così? Sì. Grazie dell'accoglienza e ringrazio la dirigente Celestina e anche l'assessore per l'accoglienza e anche la città di Andria, perché mi ha accolto con orecchiette, prenocelle, insomma cose buone. E mi fa davvero molto piacere intervenire in questa occasione, anche perché ho l'opportunità di vedervi tutti insieme e soprattutto di godere di un numero elevato di persone che partecipano a questo intervento. Quando la dirigente mi ha chiesto di portare qui qualcosa che abbia a che fare con la gestione della classe, da un lato mi sono fregato le mani, perché è qualcosa che mi interessa, mi piace e mi appassiona. Dall'altro lato ritengo... Devo alzare di più la voce? Sì, c'è la prima fila libera, chi vuole. Dall'altro, non so se siete d'accordo con questa mia riflessione, la gestione della classe è un tema un po' spinoso, nel senso che contiene una parola che a me fa un po' timore, paura, gestione. C'è un bel proverbio tibetano che dice: se vuoi davvero avere problemi, allora comincia a cambiare un'altra persona. E non è semplice confrontarsi con questo insegnamento quando si ha a che fare con un gruppo di bambini o di ragazzi che di fatto vanno cambiati. La scuola che cambia gli alunni. Sarebbe bello trovare il modo di generare un cambiamento che sia l'effetto di un percorso educativo, ma che sia il più possibile spontaneo. Perché dal momento in cui io provo a cambiare qualcuno, a promuovere il cambiamento in qualcuno, potrei ottenere delle resistenze. Allora, vi vorrei far immaginare una sorta di gioco. Allora, immaginate che, non ve lo posso far fare perché siete proprio tanti e siamo tutti incastrati, immaginate che io vi chieda di partecipare a un gioco di gruppo, vi chieda di disporvi in un cerchio unico e chieda a ciascuno di voi di scegliere col pensiero, quindi senza dichiararlo, due persone di quel gruppo, due colleghi. Al mio via, ciascuno comincerà a spostarsi per andare ad occupare un punto di questa stanza che sia equidistante da quelle due persone. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io scegliessi, ad esempio, Celeste e Paola, mi potrei andare a mettere qui, qui, anche lì, giusto? L'importante è che io trovi un punto equidistante. Ora, cosa succede all'inizio? Cosa succederebbe? Che ciascuno andrebbe alla ricerca del proprio punto preferito, siete d'accordo? Quindi all'inizio, gran trambusto. Potremmo paragonare questo momento all'inizio dell'anno scolastico, in cui si cercano degli equilibri in classe, giusto? Dopo un po', ve lo assicuro, anche con numeri piuttosto elevati di persone, ma non con 500, non l'ho mai sperimentata con 500 persone questa esperienza, si arriva ad un equilibrio. Ora vi faccio una domanda: secondo voi quell'equilibrio è un equilibrio statico o dinamico?
Come mai? Perché le persone cambiano. Perché se io intervenissi su un unico elemento, anche su un solo elemento di quell'insieme, il resto di quell'insieme non rimarrebbe indifferente, giusto? Perché magari qualcuno aveva preso a riferimento anche quella persona che ho spostato. Bene. Statico sarebbe il contrario, quindi io muovo un pezzo e il resto se la ride. Ora, i contesti relazionali nei quali voi vi muovete, quindi anche la classe, ma volendo anche la scuola, la famiglia, sono contesti dinamici o statici? Super dinamici, no? Tra l'altro ciascuno, quindi noi, bambini, ragazzi, colleghi, non hanno soltanto due riferimenti, giusto? Ce ne saranno innumerevoli. E lì non si tratta di posizioni nello spazio, si tratta di posizioni ideologiche, di modi di fare, di atteggiamenti, di abitudini, di convinzioni a volte. Ora cosa succede? Succede che, immaginate che io nel gioco, nel nostro gioco, quello in cerchio che adesso ormai si è mescolato tutto e ha raggiunto il suo equilibrio dinamico, chieda ad una persona di spostare un collega e farlo andare nell'altro capo della stanza. Secondo voi cosa accadrebbe se questa persona prendesse fisicamente, diciamo così, il collega e lo portasse da un altro lato della stanza? Questo collega collaborerebbe oppure per rispettare le sue condizioni rimarrebbe o tenderebbe a rimanere fermo? Possono accadere entrambe le cose, anche se nel gioco, rimaniamo nel gioco, l'indicazione di mantenere le equidistanze dovrà sempre essere rispettata, è una regola del gioco. Allora in quel caso potremmo incontrare delle resistenze, quindi potrebbe accadere che da un lato si faccia molta fatica a spostare quella persona, dall'altro lato potrebbe succedere che chi in quel momento viene spostato faccia resistenza, punta un po' i piedi. Poi potrebbe accadere, ditemi se siete d'accordo, che il cambiamento, magari perché ci si mette un bel po' di passione, di forza, diciamo così, di convinzione, accada, ma non sia duraturo. Cioè io prendo il collega, lo porto dall'altro lato della stanza, appena lo mollo, perché mi dovrò dedicare ad altro, cosa potrebbe fare questo collega? Tornare indietro. Perché? Perché tornerà a cercare le sue condizioni di equilibrio. Tra l'altro, nel frattempo, cosa accade a tutto il resto del gruppo? Tante cose possono accadere, giusto? Perché mi muovo io, perché si muove il collega, e a cascata si muoverebbero tante altre persone. Altra cosa, se io insistessi nel riproporre il cambiamento, perché mi accorgo che non è duraturo, cosa accadrebbe alla mia relazione con la persona che sto tentando di muovere? Migliorerebbe la relazione o peggiorerebbe? Potrebbe peggiorare. Pensiamo a quando qualcuno ci vuol cambiare, a quanto fastidio ci dà. Ora, purtroppo noi abbiamo esigenza di cambiare a volte gli equilibri, giusto? Perché se un equilibrio della classe, per esempio, si attesta attorno a un comportamento che non ci piace, che non è funzionale né per noi, ma soprattutto per i bambini o per i ragazzi, dobbiamo comunque promuovere un cambiamento, giusto? Quindi qui la cosa che vi vorrei proporre oggi è di passare, vediamo se, dal gestire o cambiare, quindi io prendo il collega e lo sposto, all'influenzare la sua posizione. Nel gioco, rimaniamo ancora nel gioco per qualche minuto, cosa potrei fare per influenzare la posizione del collega piuttosto che cambiarla direttamente? Vi viene in mente qualcosa? Cosa potrei fare? Nel gioco, eh? Quindi il gioco è ciascuno ha preso due persone nella sua testa e continua a rimanere equidistante da quelle due persone. Se qualcuna di queste si muove, lui continua a muoversi per regolare la sua di posizione, per mantenersi coerente con quella sua regola stupida in questo caso del gioco. Cosa accadrebbe? Come potrei fare per non cambiare direttamente qualcuno, ma influenzarlo? Allora, qualcuno dice fargli cambiare i suoi punti di riferimento, qualcun altro, mi sembra di aver sentito, gli offre una caramella, no?
quindi bastone e carota. Occhio che c'era anche un certo Whitmore che diceva bastone e carota possono funzionare, però stiamo attenti che se continuiamo a trattare le persone come asini non potremo che aspettarci risultati da asino. Ora, avete proposto due versioni che non hanno a che fare con l'influenza, per come la intenderemo in questo pomeriggio, ma con altri due processi, che sono il convincimento e la manipolazione. Quindi il convincimento è: voglio farti capire che per te è meglio prendere a riferimento altre due persone. Torniamo al gioco, eh? La manipolazione invece, uso delle leve nei tuoi confronti che o ti imboglino ad andare in una certa direzione, la caramella, la carota, oppure ti costringano quasi a muoverti da dove sei in quel momento, cioè il bastone, la nota, la punizione, ti caccio fuori, chiamo i genitori. Influenzare passa attraverso un altro sentiero, ve lo propongo, rimaniamo per altri secondi, ve lo prometto, nel gioco. Influenzare vuol dire cambiare la mia posizione e vedere attorno a me cosa succede. Perché? Perché se all'inizio del gioco qualcuno mi aveva preso a riferimento, siete d'accordo che qualcosa comincerà a muoversi attorno a me? E vi faccio una domanda: quei movimenti che accadranno intorno a me saranno movimenti che sono io a forzare o movimenti autonomi? Autonomi, giusto? Influenzati. Io ho fatto qualcosa, sono un insegnante, sono un educatore, ho un ruolo nei confronti della classe, ma non sono direttamente agiti da me. Molto spesso gli insegnanti, ne ho conosciuti centinaia, potrei iniziare a dire migliaia, in tutta Italia, chiedono, hanno un'esigenza tra le tante, cioè quella di responsabilizzare, di promuovere la responsabilizzazione dei propri studenti. Cioè noi vogliamo promuovere loro dei cambiamenti, ma che siano autonomi, che siano responsabili. Ecco, agire con un cambiamento diretto, che nella pratica può passare attraverso un ti spiego che è giusto studiare, o che non è il caso di comportarti in quel modo, o ti faccio fare qualcosa, purtroppo non agevola un cambiamento autonomo, ma continua a essere un cambiamento mediato da me. Quindi può essere un buon calcio nel sedere, permettetemi, passatemi il termine, ma non possiamo continuare a promuovere il cambiamento in quel modo, perché altrimenti diventa per noi molto faticoso. E ci sono situazioni in cui di fatica se ne prova tanta. O sbaglio? Capita? Ogni tanto? Ora, l'obiettivo quindi è non tanto cercare delle strategie per gestire la classe, ma delle strategie per influenzare la classe, quindi fare qualcosa di diverso noi perché la classe reagisca in maniera differente. Tra l'altro vi avevo proposto una frase che forse qualcuno in prima fila riesce a leggere lì in basso, che dice: se mi preoccupo di gestire gli altri, è possibile, qui ci aggiungo io, che siano già loro a gestire me. Perché se io stavo percorrendo una strada, quindi una scelta didattica, e sento l'esigenza di dover gestire quella situazione, io per un po' ho perso la strada. Siamo d'accordo? Quindi qui mi piacerebbe proporvi un cambio di paradigma. Il cambio di paradigma che voglio proporre è passare dal gestire, dal cambiare, all'influenzare. Ok? In che modo possiamo farlo? Ma proprio per chiarirsi bene il concetto di influenzare, perché spesso ha una connotazione negativa. Ok, grazie. Sono d'accordo. Grazie. Sì, sì, grazie. Possiamo, volendo, anche usare un altro termine. L'importante è che arriviamo a quello che intendiamo dire. Possiamo anche chiamarlo cincettare la classe. E influenzare, mi rendo conto che spesso ha una connotazione negativa, perché io influenzo qualcuno. E,
lo distinguo dal manipolare, cioè manipolare, ripeto, è utilizzare delle leve, bastone, carota, piacere, dolore, per forzarti ad andare in una certa direzione. Ok? Influenzare invece vuol dire cambiare io comportamento per fare in modo che anche tu possa iniziare a comportarti in maniera diversa. Vi faccio un esempio banale. Passeggio per strada, vedo una persona che butta una carta per terra e questa cosa non mi piace. Sento un dovere nei confronti di questa, di questo accadimento, o magari perché ce l'ho la responsabilità, sono il custode di un parco e voglio intervenire. Ora, posso intervenire attraverso un cambiamento diretto, un gestire la situazione, per come la intendiamo questa sera, così ci mettiamo d'accordo sui termini. Vado dalla persona e le chiedo di raccogliere la carta. Dico, guardi, sta contravvenendo a un regolamento di questo parco, tra l'altro mi permetto di dirle che è anche maleducato, raccolga la carta. Qui io chiedo direttamente alla persona di fare qualcosa di diverso. È possibile, vi faccio una domanda, che la persona un po' resista? Potrebbe essere molto educata, compiere quel gesto, quindi di fatto si sposta, ma mi faccio la domanda su quanto sarà autonomo quel gesto, quanto sarà responsabile quel gesto. Potrebbe resistere non facendolo, potrebbe farlo, ma la nostra relazione andrà migliorando o peggiorando? Probabilmente peggiorando, ancora di più se c'è qualcuno presente, giusto? E noi a volte in classe abbiamo bisogno anche di percorrere la strada del gestire una situazione e a volte non abbiamo l'opportunità di farlo in separata sede, dobbiamo farlo davanti alla classe con tutte le dinamiche di gruppo che poi ne conseguono. Seconda strada con la persona che getta la cartaccia. Manipolo. La manipolazione, per come la intendiamo questo pomeriggio, è sanzione, sarebbe la leva bastone, no? Leva dolore. Oppure metto una sorta di premio, di ricompensa a chi riempie un sacchetto, un cestino di cartacce e pulisce il parco. Una bibita gratis al bar. Questa è una manipolazione. Bisogna stare attenti alle sanzioni e alle ricompense, perché fino a un bel po' di tempo fa si è creduto che bastone e carota funzionino in termini educativi, rischiano nel lungo termine di creare degli effetti paradosso. Se io ti premio per far qualcosa, ci sarà una parte di te che penserà: se tu mi devi premiare per farmi fare questa cosa, è evidente che questa cosa non mi piace. Ok? Considerate che gli incentivi, anche in ambito aziendale, funzionano se e solo se l'oggetto dell'incentivo è un lavoro meccanico. Quindi c'è la persona in produzione che avvita 1000 bulloni, se arrivi a 1050 hai un premio produzione. Lì l'attività che richiediamo alla persona non è creativa, è semplicemente meccanica, si basa esclusivamente su una performance di risultato, può funzionare il premio. In altre occasioni dove vogliamo stimolare la motivazione a fare e la creatività, il premio purtroppo non funziona. Cioè può essere un'iniziale promozione, ma potrebbe non perdurare nel tempo. Idem per le sanzioni. Quindi hanno fatto dei belli esperimenti a varietà e hanno verificato che la sanzione funziona se e solo se è presente il sanzionatore. Tradotto vuol dire che l'apprendimento non sarà responsabile, non è autonomo. Cioè se ci sei tu che mi controlli per paura e timore della sanzione, la nota, la multa, l'andare fuori dall'aula, mi contengo, ma appena mi giri le spalle, anzi, mi piacerà di più, perché è stato vietato. Qui vi do due riferimenti se vi interessa. C'è un bel libro che vi straconsiglio di leggere, che si intitola 59 secondi, La scienza del cambiamento rapido applicata agli altri.
lo trovate, ha una copertina azzurra. Vi dico il colore della copertina perché c'è anche una versione con la copertina rossa, che è dedicata invece a se stessi. Quindi 59 secondi e il sottotitolo, ve lo ripeto, ma se digitate 59 secondi lo trovate facilmente, fra un attimo vi dico l'autore. Il sottotitolo è La scienza del cambiamento rapido applicata agli altri. L'autore è Richard Wiseman, come uomo saggio, W-I-S-E-M-A-N, ok? Lui è uno psicologo, un rettore di un'università che fa molte ricerche in campo sociologico ed educativo sulla motivazione anche, tra gli altri temi. Quindi, torniamo alla persona che butta la cartaccia. Posso chiedergli di raccogliere e sto cambiando, giusto? Posso agire con una forma manipolatoria, bastone, carota, o posso agire con una terza via, che è quella dell'influenza. Giustamente la Presidente dice, specifichiamo meglio cosa vuol dire, perché l'accezione di solito è negativa. Influenza vuol dire, passo di lì, io prendo la carta, la raccolgo e la butto, punto. Sto agendo un cambiamento su di me e è probabile che quel cambiamento mi possa anche dare un po' fastidio, eh? Considerate che il cambiamento non crea resistenze solo agli altri, ma crea resistenze anche a noi, perché potrebbero scattare una serie di pensieri della serie, ma non è giusto, gliela devo far pagare, è giusto che io, quello che è giusto, le regole sono regole, perché la devo raccogliere io se la butto da qualcun altro, se la raccolgo io non funziona, non imparerà mai. Quelle potrebbero essere le mie di resistenze. Attraverso questo terzo tipo di strada, il risultato potrebbe non essere immediato. Torniamo per un secondo col pensiero al gioco. Se io mi muovo di un passo a destra per vedere cosa accade attorno a me, non è detto che la persona che volevo spostare vada da subito nella direzione che mi interessa. Siete d'accordo? Però dopo un po' che inizio a capire e comprendere le dinamiche che ci sono attorno a me, potrò riuscire a dirigere o far andare in quella direzione la persona. Occhio ad una cosa, vi faccio una domanda, mi piace fare le domande. Secondo voi, se io, memore di questa terza strada, quindi voglio influenzare, non voglio cambiare, comincio a cambiare la mia posizione e lo faccio in maniera repentina, quasi fossi una pallina impazzita in mezzo al gruppo, cosa potrebbe accadere? La mia relazione col gruppo migliorerebbe o peggiorerebbe? Rischierebbe di peggiorare. Perché? Perché faccio impazzire la maionese, cioè creo un po' di sconquasso. Ora, noi dobbiamo diventare lune, non terremoti. La luna agisce su, con la sua forza gravitazionale, su masse d'acqua, pensiamo alle maree incredibili, giusto? Ma lo fa con lentezza, con regolarità, con fluidità. Non è un terremoto che spacca, anche perché se dopo un po', come elementi, insegnanti ad esempio, all'interno di un gruppo, consiglio di classe, collegio docenti, la nostra classe, cominciamo a creare fratture, scossoni e strappi forti, è possibile che dopo un po' il gruppo cosa faccia con noi? Ci esclude. Se può farlo fisicamente, ci caccia in qualche modo. Se non può farlo, ci esclude a livello relazionale, cioè farà in modo che i nostri cambiamenti abbiano poco effetto. Vuol dire che quando ricominciamo il secondo round del gioco, all'inizio in cerchio nessuno mi sceglierà. Domanda, altra domanda: se all'inizio del gioco nessuno mi ha scelto, quindi nessuno mi ha preso a riferimento per le sue equidistanze, se io mi muovo, cosa accade? Se io mi inizio a muovere, faccio un passo a destra per vedere cosa succede attorno a me. Si muove qualcosa? Non mi si fila nessuno. Cosa vuol dire? Vuol dire in quel caso che la mia, tecnicamente noi la chiamiamo sfera di influenza, è piccola, nulla. Quindi noi dobbiamo trovare, adesso entriamo nello specifico e ci facciamo degli esempi, anche se non abbiamo tantissimo tempo a disposizione, delle strade, dei modi per acquisire una sfera di influenza nei contesti nei quali operiamo. Partiamo dalla classe perché è il tema di oggi, per fare in modo che la nostra sfera di influenza cresca. Quindi all'inizio del gioco, tradotto, più persone mi scelgano,
Poi c'era anche Spider-Man che diceva, cioè era Stan Lee che dice che scriveva nel fumetto, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Perché? Perché se mi scelgono in 30 persone, io faccio un passo, attorno a me succede un bel casotto, siete d'accordo? Però lì riesco, ho un rapporto alto, come se andassi in quinta in macchina, basta un filo di acceleratore per fare tanti chilometri in più. Ovviamente stiamo andando più veloce, quindi va gestita meglio la situazione. Ora, come possiamo fare per influenzare la classe? Ho pensato a due strade, mi piacciono le strade. Quella che vedete a sinistra e quella che vedete a destra. A sinistra ho scritto provvedere a fare una sorta di messa a norma del nostro edificio relazionale. Perché immaginiamo che ogni tanto in classe divampino degli incendi che vanno gestiti, giusto? Allora io posso prevenire, prevenzione sulla sinistra, quindi fare un piano di messa a norma, togliere di mezzo tutti i materiali infiammabili, rimettere a norma gli impianti elettrici, eccetera. E poi dovrò anche dotare quell'ambiente di qualcosa che mi permetta di intervenire nel breve termine quando accade qualcosa, cioè io l'estintore devo comunque averlo. Una strada senza l'altra purtroppo rischia di farci, di esporci molto a dei rischi. Ok? Quindi la cosa che mi preme, il motivo per il quale vi faccio questo esempio, è che vorrei che andassimo insieme alla ricerca non soltanto di espedienti estemporanei che mi permettano di gestire una situazione calda in quel momento, ma fare anche qualcosa di strategico prima per prevenire situazioni a rischio. Alcune proposte. Partiamo dalla messa a norma. Dal mio punto di vista, tre punti molto importanti sono quelli che leggete, ve li leggo comunque. Per prima cosa, è importante coltivare nel tempo quella che chiamiamo, adesso parliamo del termine perché è giusto specificare, leadership naturale. Ora, da un lato crea anche antipatia sta parola inglese, leadership, se ne parla troppo spesso, ha rotto le scatole. Dall'altra però è mitigata da quel naturale che a me personalmente piace. Cosa si intende per leadership naturale? Si intende quella leadership che naturalmente gli altri ti riconoscono. Quindi non me la devo prendere io, non devo combattere con le unghie e con i denti per avere quella leadership, non devo battere i pugni sul tavolo per essere io il leader della situazione. Quella è un'altra accezione che non ci interessa. Leadership naturale, volendo pensiamo ad un altro termine, va bene uguale, vuol dire che naturalmente chi mi vive, potrebbe essere la classe, potrebbero essere i colleghi, potrebbero essere i genitori dei miei studenti, mi riconoscano leadership, cioè si affidino, sentano di potersi affidare con una certa tranquillità a me. Ci siamo? Su quello che intendiamo? Ora, voi sapete in natura, parliamo di leadership naturale, chi detiene quel tipo di leadership in un gruppo, in un branco, volendo anche pensando all'etologia, agli animali? Solitamente detengono la leadership naturale quegli individui che hanno più opzioni comportamentali, cioè che possono fare più cose con un buon livello di tranquillità. Vi vorrei fare un esempio. Mi posso alzare un attimo? Sentite lo stesso? Allora, sentite? Pronto? Lo devo tenere così perché se no così non si sente vero. Così sì, così no. Allora, qualcuno di voi conosce BlaBlaCar? Sì. Chi non lo conosce si informi per cortesia, perché è un bel modo di viaggiare a pochissimo prezzo. O di condividere viaggi nel caso in cui viaggiate molto in auto. Ora, BlaBlaCar è un sito, blablacar.it per i curiosi, che mi consente di condividere dei pezzi di viaggio con altre persone. Ora, immaginate che anziché essere venuto con la mia auto, io sia venuto col treno, insomma, fatto sta che io per tornare a casa voglia chiedere un passaggio su BlaBlaCar.
chiedo il passaggio, vi metto d'accordo, ci vediamo in stazione. Ma no, qui la stazione non c'è. C'è. No, perché vedevo i treni, ma mi dicevano di scendere da un'altra parte. Però, vabbè, insomma, davanti alla stazione, okay, anzi, davanti. Quindi, vi do appuntamento, dico ok, allora ci vediamo alle 15 del 23 settembre davanti alla stazione. Io sono il passeggero, non sono il conducente, entro in auto, mi siedo, il conducente prima di partire si gira verso di me e gli altri ospiti della sua auto e dica: ragazzi, scusate, io non prendo l'autostrada perché non me la sento, quindi su a Bologna ci torniamo, cioè ci andiamo con la statale, veramente non me la sento. Partiamo, a un certo punto ad una rotonda, qualcuno non gli dà la precedenza e vedo questa persona che è al volante, comincia a rincorrere l'altra macchina, a sbraitare, a lanciargli improperi e parolacce, cercando di stringerla e di risuperarla. Dopo un po', qualche altro chilometro, vedo la persona che sta compiendo una manovra un po' fuori dal comune, quindi magari non so, un'inversione, un sorpasso lecito ma particolare, e la vedo irrigidirsi molto. Quindi mentre compie questa manovra la vedo irrigidirsi e dopo un po' va: ah ok, ce l'abbiamo fatta, anche questa volta è andata, Dio, ah ok, ce l'abbiamo fatta. Vi faccio una domanda: secondo voi io me la passerei bene come passeggero? Scendo che peso 5 kg di meno e col cavolo che la prossima volta torno con te. Quindi il feedback su BlaBlaCar come guidi, zero, meno uno. Ora, cosa è successo? Ovviamente io ho reso un po' caricaturale la questione. Cosa è successo? Il conducente ha reagito in tre modi. Il primo modo è il cosiddetto evitamento. Quindi evito, all'inizio era l'autostrada, giusto? Quindi evito, non faccio. A scuola possiamo evitare tante cose. Possiamo evitare un colloquio, possiamo mandare una collega al posto nostro a parlare con un genitore, possiamo magari evitare il confronto con qualcuno, perché magari c'è stato un episodio nei giorni passati che ci ha un po' scosso. L'evitamento è importante, questo, in questa specifica situazione non si sceglie, ma è una reazione, mi viene automatica, me ne accorgo dopo di aver evitato, è la classica situazione in cui io ripenso a quello che ho evitato e dico: porca miseria, però mi ero ripromesso di farla questa cosa anche stavolta. Seconda reazione, cosiddetto in inglese fighting, cioè un'aggressione, no? Quindi il guidatore che viene che non gli viene data la precedenza, quello che gli ha dato la precedenza, reagisce, ricorre, lancia urla e minacce all'altro automobilista e quindi reagisce con aggressività. A scuola non reagiamo con aggressività tagliando la strada a nostra volta al bambino, ma lo facciamo molto spesso a parole, giusto? Quindi magari lanciamo una frecciatina, rispondiamo un po' bruscamente perché ci viene, eh? Non stiamo scegliendo di rispondere in maniera dura. Tra l'altro, io non sono del partito peace and love, fiori nei cannoni, sempre e comunque. A volte la strada della schiettezza, della durezza ci può stare, ma è un conto è scelgo di, ma potrei fare anche altro, e un conto è che mi scappa, cioè mi esce, e me ne accorgo solo dopo, e mi dico: porca miseria, avrei potuto evitare. A colloquio con un genitore che entra e dice: scusi, però maestra, professoressa, l'anno scorso con l'altra insegnante i bambini si trovano meglio perché facevano molte più attività, è possibile che una provocazione del genere che sento sul personale mi faccia scattare alcune di queste reazioni, quindi mi potrei andare in evitamento. Cambio discorso, passo avanti, aggredire, quindi dire: scusi, ma come si permette, anche in maniera educata, ma comunque aggredisco. Oppure, terza reazione, il freezing, il freezer che fa congela, quindi mi ritrovo nella situazione ma mi blocco. Nella vita di tutti i giorni ci blocchiamo quando non ci vengono le parole, e col senno di poi ripenso alla situazione e dico: mannaggia, gliel'avrei potuta dire questa cosa. Capita ogni tanto, giusto? E ci capita in continuazione. Cosa succede? Succede che ogni volta che noi reagiamo, ripeto, importante, non stiamo scegliendo di reagire, la reazione è automatica,
Tra l'altro c'è un distretto neurologico completamente diverso che interviene nel nostro cervello quando partono queste reazioni, che sono tra l'altro super importanti perché ci hanno permesso di sopravvivere. Cioè 10.000 anni fa, quando andavamo in giro a raccogliere patate e dal cespuglio sbucava Diego dell'era glaciale, avete presente l'antica violetta sciabola, era iperfunzionale irrigidirsi. Immaginate se da prede, perché siamo stati per un bel po' di tempo prede, avessimo cominciato a urlare e a correre in preda al panico. Cioè, Diego un balzo e faceva lo spuntino. Quindi in quel caso l'irrigidimento, la fuga se c'è abbastanza spazio o, se siamo proprio alla frutta, il tentativo di combattimento che media reazioni nel nostro corpo automatiche molto funzionali in quelle occasioni, ci ha salvato la pellaccia e ci ha permesso di sopravvivere fin qui. Ora, siamo sopravvissuti, siamo 7 miliardi, quindi ce l'abbiamo fatta. Il problema qual è? È che in contesti come quello scolastico, la nostra neurologia, che è frutto di decine di migliaia di anni, e se andiamo anche ai nostri antenati, quindi altre forme di uomo e donna, di esseri umani, possiamo parlare anche di milioni di anni, non è cambiata rispetto all'epoca. Quindi le stesse reazioni le viviamo oggi, le vivono volendo anche i nostri bambini quando li chiamiamo interrogati. Il bambino che si blocca sta reagendo con un freezing, no? Con un irrigidimento. Il bambino che si ribella perché è un ragazzo che dice beh, professore, ma chiama sempre me, sta aggredendo, giusto? Il bambino che si giustifica e ci supplica di evitare l'interrogazione sta evitando. Ora, perché collego questi tre tipi di reazioni alla leadership naturale? Perché ogni volta che parte una di queste reazioni, domanda che vi faccio, i nostri livelli di leadership naturale crescono o diminuiscono? Diminuiscono. Cioè io da passeggero di BlaBlaCar, quando vedo quel conducente comportarsi in quel modo, reagire in quel modo, inizio a sudare, dico, oh, chi me l'ha fatto fare? Non schiaccerò un pisolino, non tornerò con te in auto, alla prima occasione tenterò di evadere, proverò a mettere io le mani sul volante, intervenire dicendo, ah, gira, 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 la curva, a te, il campo, a te, quanto manca, ma siamo arrivati? Ma possiamo fermarti? Quindi comincerei ad avere io uno stile da passeggero particolarmente impegnativo. Tra l'altro, potrebbe essere possibile, se io da passeggero cominciassi a reagire a mia volta così, che il conducente nella sua testa, perché è una persona educata, cominciasse a pensare, mamma mia, ma chi ho caricato oggi in macchina? Oh, non sta un attimo zitto, non si rilassa un attimo, mamma mia, una corda di violino. La prossima volta gli do un feedback negativo, è incredibile. Ci sta, no? Che le reazioni poi sono vicendevoli. Quindi qui il tema è, leadership naturale vuol dire fare qualcosa, adesso vediamo cosa, per ridurre la probabilità che involontariamente, perché è involontario, partano in noi delle reazioni. Perché ogni volta che reagiamo, chi è in macchina con noi non si sente tranquillo nell'affidarsi a noi. Ah, voi avete un pullman, non un'auto. Voi avete un pullman pieno di persone che sono ovviamente i vostri studenti, i genitori dei vostri studenti, i vostri colleghi, dirigenti, personale ATA, che tra l'altro non ha neanche deciso di venire in viaggio con voi. Ci si è ritrovato e le sicure sono abbassate. È così? Cioè i bambini mica sono andati su BlaBlaCar.it e hanno scelto la tratta, l'orario, hanno visto i vostri feedback, le stelline che avete, hanno visto l'immagine sul vostro profilo dicendo ma mi ispira fiducia. Si sono ritrovati in classe con voi, quindi possiamo mettere tra virgolette in discussione, perché va bene per ciascuno di noi, il nostro stile di leadership, quindi il nostro stile di guida, e adesso vediamo insieme se ti va come fare, anziché dire, ho capito però, in questo viaggio ho una ciurma particolarmente indisciplinata. Perché è possibile a volte che le curve che andavano bene con la classe precedente, con questa creino mal di stomaco, creino nausea. Ok? Quindi leadership naturale vuol dire aumentare le opzioni comportamentali, vuol dire allargare la nostra area di competenza
e in tal modo ridurre la probabilità che qualcosa ci mandi talmente tanto nel pallone tanto da farci reagire. Chiaro? Quindi io, se sono nel mio, in ciò che sono abituato a fare all'interno della mia area di competenze, sono tranquillo, agisco in maniera fluida. Se inizio ad allontanarmi da ciò che mi viene spontaneo fare, comincio ad essere un pochino più sulla brace, ma continuo ad agire, magari in maniera consapevole, inizio ad imparare cose nuove. Se mi ritrovo ancora più fuori, non agisco più, ma reagisco. In uno di quei tre modi di prima. Evito, mi blocco, aggredisco. E quando mi capita, chi è intorno a me non se la sente di stare in auto con me. Ah, ripeto, è chiuso dentro, quindi farà qualcosa. C'è chi sbatte i pugni, chi si fa venire la pipì e si deve fermare ogni 5 minuti, c'è chi urla con quello accanto, c'è chi sviene, c'è chi sbatte i pugni. Ah, io posso anche mettere la scritta "non parlare al conducente", Non so quanto questo tranquillizzi quelli dietro, ok? Quindi, per leadership naturale, la domanda che ci possiamo fare è: che stile abbiamo nelle relazioni? E quante cose possono arrivare a farmi reagire? Ripeto, non ci dobbiamo sentire in colpa per aver reagito, perché è naturale, non è governabile. Si chiama periodo refrattario. Il sangue, se vi interessa, va dalla parte più esterna del cervello, che è quella che ci fa ragionare, e alla parte più interna, che serve a sopravvivere. Quindi in quei secondi, durano secondi, non possiamo, cioè la nonna ci diceva conta fino a 10, poi qualche nonna provvidente ha detto conta fino a 20, ma poi perché? Perché ci sono dei secondi in cui si apre la finestra delle reazioni. Non dobbiamo tanto gestire la reazione in sé per sé, ma fare qualcosa prima perché sia meno probabile reagire. C'è un bel proverbio, mi piacciono i proverbi cinese questa volta, che dice: le tegole che ti ripareranno dalla pioggia è opportuno che tu le costruisca quando c'è il sole, non quando ha già cominciato a piovere. Se è iniziato a piovere è fatica, ci si bagna, o comunque ci si bagna tanto quanto le nostre tegole non arrivano a ripararci. E quando c'è il sole è importante operare. Il problema qual è? Che quando c'è il sole non ci viene da pensare alle tegole, perché è tutto liscio, quindi l'esigenza non l'abbiamo. Il fatto che voi siate qui significa iniziare a fare tegole, perché adesso c'è il sole, più o meno c'è ancora il sole, e state investendo in questo momento su qualcosa che vi voglia far venire delle idee. Il secondo tema è quello della resilienza emotiva. Ne avete mai sentito parlare? Che vuol dire resilienza? Allora, io ho due cose, alla mia destra e alla sinistra. Qui a destra ho una lastra di acciaio, qui a sinistra ho una lastra di gomma piuma. Quale delle due è più resistente? Acciaio, siete d'accordo? Quindi se qualcuno mi spara un colpo, chi è dietro quella lastra, dietro l'acciaio si fa meno male. Cioè, probabilmente neanche lo sente l'urto, perché l'acciaio è più resistente. Quale dei due invece è resiliente? Ok, cosa vuol dire? Perché è una caratteristica dei materiali, che vuol dire che dopo un urto si torna alla forma originaria. Quindi l'acciaio, che è più resistente, rimane ammaccato, la gomma piuma riprende la forma. Ora, in ambito relazionale, psicologico, avere resilienza, quindi avere una buona resilienza emotiva, vuol dire che dopo un urto, quindi vuol dire un diverbio col collega, una situazione critica con la classe, una situazione che mi ha colpito nel personale con un genitore, torno alla mia forma originaria, quindi dovrei tornare a potermi comportare come prima con quella persona. Anche questo non si sceglie, perché sono reazioni quelle in campo. Quindi io potrei rimanere ammaccato se il giorno dopo mi viene da reagire in uno di quei tre modi. Quindi ti evito nei corridoi, se posso ti evito. Mi congelo, nel senso che l'ammaccatura ce l'ho avuta con la classe, non è che posso evitare la classe, salvo situazioni molto particolari e critiche, quindi in classe ci vado, ma un atteggiamento un po' rigido. Oppure, la terza strada qual era? Aggredisco e quindi comincio a suonarti, quindi parole, con un atteggiamento più duro, ma sono in reazione. E qui in questo caso vi chiedo: chi ha
hai influenzato chi? È probabile che la situazione abbia influenzato me, giusto? Perché il giorno dopo torno e non sono più quello di ieri. Sono stato influenzato. In questa situazione io ho una sfera di influenza più piccola rispetto a quanto ne abbia avuta la circostanza che ho vissuto. Per quello può essere utile nel tempo lavorare sulla nostra sfera di influenza, quindi aumentare le nostre, torno con quella parolaccia di prima, opzioni comportamentali, cioè sentirci nel tempo in grado di fare sempre più cose, essere pronti a tutto, per fare in modo che le situazioni non ci scivolino addosso. Io non sono di quell'avviso, perché molto spesso lasciarci scivolare addosso le situazioni è reagire in uno di quei tre modi. Quale? Levitamento. No, io queste cose, guarda, sono superiore, ci passo sopra. E occhio, perché è possibile che sia una resistenza a starci nella situazione, quindi è un reagire evitando. Quindi, avere più influenza vuol dire che ci sto, ne prendo atto, me ne occupo con maggiore serenità. Non voglio dire in maniera serafica, non siamo asceti. Come si può allenare nel tempo la resilienza? Ora, io avrei due proposte operative. La prima è andando a caccia di esperienze nuove, cioè tutto ciò che può rappresentare per noi un'opportunità di apprendimento, o però una cosa importante, apprendimento nel fare, non nel sapere. Quindi una competenza. Voi amate poi la distinzione tra abilità e competenze, ok, perfetto. Non entro nel merito dei termini perché tra l'altro la direttiva italiana è diversa da quella europea, quindi la cosa che mi interessa è importante che la nostra sperimentazione, il nostro acquisire competenze sia nel fare, non nel, ad esempio, studiare un nuovo libro di tecniche di gestione della classe, perché altrimenti il rischio è che ci incartiamo. Mi capita di fare consulenza a tanti insegnanti individualmente e uno dei conduttori tra caso e caso, che sono ovviamente casi diversi, è molto spesso la tendenza a sovraformarsi. Cioè, siccome ho problemi, comincio a chiedere consiglio, a navigare su internet, a leggere libri, a vedere videocorsi, a iscrivermi a corsi, a chiedere alla collega, e sono talmente tanti i riferimenti che a un certo punto comincio a fare la pallina impazzita. E vi ricordate il gruppo cosa fa con la pallina impazzita? Quindi lì bisogna stare attenti a non diventare, si dice, intermittenti. Quindi fare vuol dire che inizio a sperimentare qualcosa di diverso, porto avanti la sperimentazione per un po', perché altrimenti rischio di non darle tempo di produrre risultati, e così sviluppo competenze. Ok? Poi lì c'è un terzo punto, che è quello della flessibilità, è strettamente legato ai primi due. Cioè, più opzioni comportamentali vuol dire che sono pronto a più evenienze. Quindi qui ci possiamo dare un input, che è quello che leggete lì in grigio per chi riesce, cioè la domanda che ho pensato di porvi: quando è stata l'ultima volta che avete fatto qualcosa per la prima volta? E se la risposta a questa domanda va molto indietro, dovrebbe essere per ciascuno di noi, ognuno se lo dice per conto suo, un input a mettersi in gioco con cose nuove. Ma cose nuove può essere anche iscriversi a una scuola di ballo, a una scuola di teatro, fare un viaggio. Se viaggio spesso in gruppo, fare un viaggio da solo, viceversa. Se sono solitario, condividere con qualcuno un'esperienza. Cioè fare cose nuove. Anche perché questo fare cose nuove, poterle gestire, è una di quelle caratteristiche proprie di chi detiene naturalmente la leadership di cui parlavamo prima. E poi ci sono tre istintori. Questo è il piano di messa a norma. Messa a norma vuol dire che ci vuole un po', quindi non pensiamo a cose immediate. Ci sono tre istintori che potrebbero esserci d'aiuto. I tre istintori hanno a che fare con tre passaggi molto importanti. Il primo: avete mai sentito parlare di tentate soluzioni? Allora, una tentata soluzione è stata quella che abbiamo avuto, che ho avuto personalmente io all'inizio di questa conferenza. Cioè io mi ero messo un microfonino qui per registrare un video
e poi mettervelo a disposizione. Quindi volevo, con questo acrilico qui, questi fili che vedete in giro per l'aula, far meglio, giusto? Poi a un certo punto Patrizia saggiamente ha detto: aspetta, quando avevamo problemi con il microfono, provo un attimo a staccare il tuo, adesso è staccato. Appena ha staccato, vi ricordate che si è alzato subito il volume? Quindi all'inizio, originariamente, ciò che mi avrebbe dovuto, che avrebbe dovuto migliorare la qualità di questo intervento didattico, la stava peggiorando. Quella è la rentata soluzione. Cioè, ciò che nasce da un'ottima intenzione, ma che senza accorgermene sta producendo effetti peggiori. Per quello lì il richiamo è, ve lo leggo perché in grigio si legge male, anche soprattutto in fondo: il primo passo da compiere per migliorare qualcosa, quindi una situazione che in classe ho difficoltà a gestire, è smettere di peggiorarla. E non è così scontato, perché voi immaginate una situazione in cui ho esigenza di gestire, perché ho l'incendio, no? Quindi brucia, qualcuno si sta facendo male, quindi ho urgenza di gestirlo, mi viene spontaneo cercare delle soluzioni, siete d'accordo? È ovvio, no? Purtroppo quell'ovvietà ci fa fare autogol, a volte, non sempre, eh? In che senso? Nel senso che se io non smetto di peggiorare la situazione, tutto ciò che potenzialmente potrebbe migliorarla rischia di non funzionare. Ok? Quindi è come se io provassi a mettere qualcosa su quel problema che lo migliori, ma nel frattempo sotto continua a peggiorare. Ciò che sto facendo per migliorare non funziona e succedono due cose brutte. La prima, che non si risolve il problema. La seconda, che comincerò a dubitare di quella strategia, perché dico: vedi, non funziona. Ci siamo? Quindi l'input qui è, vi do un altro testo da leggere perché lo trovo molto interessante, si intitola Problem Solving Strategico da Tasca, quindi non vi preoccupate, è piccolino, è un manuale molto pratico, scritto da Giorgio Nardone. Nardone con la N di Napoli. Nardone, Giorgio Nardone, il titolo è Problem Solving Strategico da Tasca. E in questo libro è descritto un modello che nel metodo metadidattica trasferisco agli insegnanti per seguire una sorta di protocollo che è rigoroso, perché ci deve dare una guida ma non deve essere rigido, quindi ve lo anticipo, non è rigido, per individuare le tentate soluzioni, cioè individuare ciò che sto facendo inavvertitamente, non voglio farlo, non me ne accorgo neanche che sto facendo e che rischia di peggiorare la situazione. Vi faccio un esempio. Mi è capitato ad esempio di seguire un insegnante che aveva difficoltà relazionali soprattutto con un bambino in una classe di scuola primaria, e questo insegnante, che aveva molto a cuore la situazione perché quella relazione difficoltosa ovviamente produceva dei risultati che non andavano bene anche a livello didattico, di equilibrio di gruppo, siccome aveva molto a cuore la situazione, stava tentando diverse strategie per riuscire a risanare il rapporto col bambino. Una di queste era cercare il più possibile di parlargli e di ascoltarlo. Cavoli, ascolto attivo, Rogers ci ha parlato per decenni, è una roba buona, no? Parlare magari anche di sé, cercare di creare una relazione, è importante con un bambino, soprattutto se c'è difficoltà. Ora però, se quel bambino vive con insofferenza i miei iniziali contatti con lui, potrebbe accadere che più tento di mediare e peggio faccio. Il problema qual è? È che non me ne accorgo, perché innumerevoli volte, da insegnante esperta, quel mio ascoltare e parlare col bambino aveva funzionato con tanti altri bambini, o magari con lo stesso bambino l'anno scorso. La tentata soluzione non nasce da una cattiva intenzione, ripeto, ma da un'ottima intenzione, che però manca di valutare se quello stesso intervento in una specifica circostanza di fatto sortisce effetti funzionali piuttosto che negativi. Ok? Quindi l'invito è, se vi va, leggete quel libro. Non so se avremo
in future occasioni di entrare nel metodo del problem solving strategico applicato alla didattica, quindi all'ambiente scolastico, per avere uno strumento che funga da setaccio, cioè che ci permetta di vedere quali sono le tentate soluzioni che potrebbero agire in quel momento e quindi non darci la possibilità di fatto sciogliere quel nodo. Ok? Ora, secondo istintore, stratagemmi didattici. Che cavolo vuol dire? Vuol dire che... Oh, io vado avanti, va bene, come state? È che io intanto vado... sento caldo. C'ho paura di cadere. C'ho il microfono, ogni tanto... faccio un passo indietro, mi faccio stare più tranquillo. Perché vedo qualcuno che sta lì, non è un... si medesimo. E quindi, se c'è qualche problema, voi alzate la mano e io... forse vi vedrò, perché siete proprio tanto. Che vuol dire stratagemmi didattici? Vuol dire... Forse qualcuno vorrebbe fare indietro un qualche intervento. Magari, mi farebbe piacere. Se qualcuno ha voglia di fare qualche intervento, può farlo in due modi. Uno più funzionale e uno meno funzionale. Quello più funzionale è alza la mano e o gli portiamo un microfono, se non vuole il microfono fa così e proviamo ad ascoltarlo e passiamo parola e vediamo se il telefono senza fili funziona. Il secondo metodo, meno funzionale, è fare l'intervento col proprio vicino di sedia, non lo sente nessuno salvo quelli che gli stanno intorno e si potrebbe creare disagio, quindi scegliete voi quale dei due vi piace di più. Quindi se vi va di fare qualche intervento alzate la mano e io voglia. Dietro non si sente. E io lo dico a Patrizia, che dietro non si sente, quindi Patrizia, che è il nostro angelo custode oggi, provvederà. Nel frattempo mi va se continuo? Sì. Ok. Se qualcuno ha disagio dietro, mi dispiace molto, nel frattempo proveremo. Qui ci sono intanto 4 posti, 5 posti avanti liberi. Poi secondo me ci sono anche degli angoletti liberi, tanto mezz'oretta in piedi si può fare. Secondo me sì. Banda nera ED 698 MN, una banda nera da spostare davanti allo scientifico. Banda nera ED 698 MN, c'era anche la canzone quella, c'è da spostare, non mi ricordo come faceva. Ok, quindi andiamo avanti, stratagemmi didattici, vi vorrei fare un esempio, così vi do qualche indicazione su come funziona il metodo, su come è possibile farlo operare. Considerate che il professor Nardone, che è un'eccellenza italiana che vi invito ad approfondire perché è davvero interessante il lavoro che sta conducendo da 25 anni a questa parte, lui è di Arezzo, ha attinto a due culture molto antiche, quella greca e quella cinese, e in particolare questa seconda aveva tra i suoi insegnamenti l'applicazione di alcuni stratagemmi. Questi cinesi se ne erano inventati 36 e li applicavano molto spesso all'arte della guerra. Qualcuno di voi avrà sentito parlare dell'arte del testo dell'arte della guerra di Sun Tzu. Ora, una cosa importante: a noi piace la pace, ci mancherebbe, anche se vorrei semplicemente dirvi che Sun Tzu, che poi spesso si pensa sia una persona, ma è molto più probabile che fosse un gruppo di filosofi, quindi di pensieri che sono stati raccolti in un testo, diceva: il miglior combattente è colui che vince senza combattere. Quindi volendo, nonostante il titolo di questo libercolo, in realtà c'è un'anima pacifista, cioè l'idea è, a volte la classe, ad esempio, si struttura come un campo di battaglia, o quantomeno dei focolai a rischio ci sono. Potrebbe essere utile avere dalla nostra degli stratagemmi, adesso ve ne dico qualcuno, che possano aiutarci a vincere per il bene di tutti, senza combattere però, quindi senza alzare ancora di più la tensione. Ripeto, non sempre è possibile e sono perfettamente consapevole del fatto che a volte la brocca parte, l'embolo pure, si chiude la vena, ditela come dite qui ad Andrea, insomma, e ci sta la reazione, succede. Visto che però siamo qui, c'è il sole, stiamo costruendo le tegole, parliamo di tegole, non di frasche arrangiate quando inizia a piovere.
Stratagemmi didattici. Ve ne dico uno. C'è uno stratagemma didattico che arriva da una storia. Ve la racconto, mi fa piacere. Un certo Yui Grande, che era un cinesino piccolo così in realtà, perché era molto giovane, è stato imperatore di Cina, ma si è ritrovato a diventare imperatore da molto 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 piccolino, giovane, 12 anni, rimase orfano del papà. Il padre e tutti i suoi predecessori si erano trovati a doversi confrontare con un problemone dell'impero di quella regione, cioè stagione delle piogge, piena del fiume giallo, disastro. Quindi il fiume usciva, l'acqua rompeva gli argini e creava distruzione, morti, dispersi. Ed era un problema. Ogni stagione, ogni anno, gli antenati, i predecessori, avevano tentato una strada, cioè quella di alzare degli argini sempre più alti e sempre più forti per contrastare la forza dell'acqua. Ora però l'acqua, se vuole uscire, esce. Siamo d'accordo? Posso metterci tutto l'impegno e lo sforzo di questo mondo. Arrivo? Sì, fra 5 secondi contati. Concludo un attimo il... Un secondo. Grazie. Se l'acqua vuole uscire, esce. Quel bambino, e poi vado dalla collega che voleva farci notare qualcosa, quel bambino, così, in maniera del tutto inconsapevole e ingenua, alzò la mano durante il consiglio e suggerì ai suoi consiglieri e disse: ma se noi anziché tirar su degli argini sempre più alti, provassimo a scavare dei canali e dei pozzi che corrono lungo il letto del fiume per fare in modo che l'acqua possa uscire ma vada a finire dove diciamo noi e non finisca per distruggere tutto quanto? E in più, perché non costruiamo anche dei mulini? Questo bambino, che si chiamava Yu, con la Y, passò alla storia come Yu il Grande per questa, volendo, semplice idea. Cioè, lo stratagemma che poi ne venne fuori fu vincere il pieno, l'acqua che mi sommerge e mi travolge, non con altro pieno, ma con il vuoto. Che cavolo vuol dire in termini didattici? Voi avete ogni tanto delle piene da gestire? Direi di sì, ok. Qual è il problema? Che la tentata soluzione, che molto spesso si aggroviglia ad una reazione, la terza, quella in cui io salto al collo, che viene quindi spontanea, la cosa che viene spontanea è frenare la piena. Però molto spesso la piena vince, e se non riesce a spuntarla lì, si rovina qualcosa. Cioè io riesco magari a bloccarti, però a che costo relazionale? Cioè magari riesco a bloccarti, riesco a mandare il genitore a casa convinto, dopo avergli detto che ho ragione io o avergli espresso tutte le mie buone ragioni, ma siamo sicuri che ne uscirà persuaso? Siamo sicuri che uscirà dicendo ah ok, mi posso proprio affidare a questo insegnante? Oppure ce la darà vinta in battaglia, ma poi la guerra sarà un altro conto? Quindi, che cavolo vuol dire creare del vuoto? Il vuoto si deve creare prima, non quando già comincia a uscire il fiume, perché sennò gli operai che stanno scavando i pozzi vengono travolti uguale. Quindi le tegole col sole, vi ricordate, no? Quindi cosa posso fare prima? In classe, ad esempio, il vuoto può essere creato o nello spazio, adesso vi spiego, o nel tempo, cioè io posso deputare degli spazi, magari anche in classe se ne ho l'opportunità, a far smaltire la forza dell'acqua. Oppure posso creare dei momenti, ad esempio c'è un insegnante che ormai segue metadidattica da 2 anni, più o meno, che è un insegnante di filosofia. Oh, grande! Lo so. Si sente meglio, adesso mi sento quasi ascetico. È uno stratagemma proprio alto. Ok. E quindi proverò a riabituarmi un attimo con il volume. Scusatemi se ogni tanto parte la voce. Tentate soluzioni.
in questo caso eccezioni positive, funziona, perfetto. Quindi questo insegnante, che è un insegnante di filosofia delle scuole superiori, quindi secondaria di secondo grado, ex atleta, giocava a basket, si è inventato una stupidaggine che magari molti di voi già adottano in aula. Ha dato l'opportunità alla classe di giocarsi dei time out. Avete presente il time out quando il mister fa così, fa T con le mani? Quindi di chiamare un time out dando delle regole, quindi un time out all'ora, mi pare che fosse, di 10 minuti o 7, non ricordo, che i ragazzi possono chiamare. Quindi è come se stessi scavando un pozzo. Se a un certo punto c'è l'esigenza da parte della classe di uscire fuori, col cazzeggio, con la chiacchiera, con... può uscire, ma finire in un luogo che sia sicuro, il time out. Vi dico che dopo le prime fasi di sperimentazione, in cui la classe un po' abusava di questo time out, nel senso che lo chiamava dopo 5 minuti, perché quelle erano le regole, poteva farlo, mi ha riferito Massimo che in alcune lezioni la classe neanche ha chiamato il time out. Quindi in quel caso era un pozzo fatto di tempo, di 10 minuti, che poteva svolgere quella funzione. Scuola primaria, un altro insegnante, anzi secondaria di primo grado, un altro insegnante, Pierluigi, che ha creato il pensatoio. Alla scuola dell'infanzia, Virginia, cosa simile, ha creato la sedia camomilla. Cioè una sedia che i ragazzi hanno, o bambini hanno a disposizione, seguendo delle regole, che dà l'opportunità a chi ci si siede di non essere proprio disturbato. Questo insegnante delle scuole medie aveva detto con i propri ragazzi: ragazzi, tanto voi spesso andate in bagno perché vi siete rotti le scatole di stare in aula, ma anziché andare in un luogo che puzza, perché non rimanete qui su quella sedia e io non vi calcolo, come se foste fuori dall'aula, però almeno ve la passate meglio. E ha scoperto che dopo un po' queste persone, questi bambini, ragazzi, ragazzini, dopo il primo periodo di abuso della sedia, del pensatoio in quel caso, avevano cominciato molto spesso a lasciarla libera o a volte a sedercisi ma a partecipare alla lezione. Ora, io non voglio dire che questa è la soluzione, non deve essere un rischio che corriamo insieme, però vi voglio semplicemente dire che a volte gli stratagemmi devono, sottolineo questo verbo, devono essere semplici per poter dare buoni effetti. C'era Occam che diceva: nulla di ciò che può essere fatto con semplicità deve essere fatto complicando le cose. Deve essere una roba semplice, perché sennò io in aula non la uso. Se è una tecnica parapsicofisiociclinica ed è talmente complicata da applicarla che non ci riesco quando sono un po' in crisi in aula, probabilmente finirà nel dimenticatoio o contribuirà a far crescere la mia frustrazione, perché dico: allora vedi, non sono in grado io di applicarla. Quindi robe semplici. Ve ne dico un'altra, per esempio, se vi va. Vi va? Oh. Allora. Sì, allora qualcuno, cercando di contrastare la piena con del pieno, mi suggerisce di chiedere a chi è in fondo se ci sono problemi di audio. Nel caso in cui ci fossero problemi di audio, io di nuovo mi scuso, c'è un altro Angelo Custode che aiuta Patrizia, che sta regolando i volumi. Se avete difficoltà, in autonomia trovate una vostra soluzione, che potrebbe essere alzarvi, venire un po' più avanti, sarà una mezz'oretta, oppure potrebbe essere pazientare, aspettare che arrivi la registrazione, perché mi sto impegnando per farvi poi avere la registrazione. Potrebbe essere usare una tecnica non verbale molto sofisticata che consiste nel poggiare delicatamente il labbro superiore a quello inferiore. Potremmo fare tutto ciò. Ok? Quindi, io vi giuro, mi sento ammessa, perché parlo e sento la mia voce ovunque, è una sensazione strana. Di solito con gruppi di 25-30 insegnanti il microfono non si usa e si fa più laboratorio. Vado avanti, vi stavo dando questo terzo spunto, che non vuole essere una soluzione ma uno spunto di riflessione. Vi è mai capitato di avere a che fare con persone che tendono a vivere una resistenza al cambiamento di tipo oppositivo? Cioè, oppositivo è il bastian contrario, per banalizzare.
che quello che tu gli fai una proposta ti dice no. Mio padre, siamo a tavola, papà vuoi del parmigiano? No. Altre volte io col parmigiano in mano faccio: pa, tu non lo vuoi sulla pasta il parmigiano, giusto? No, 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 fammi vedere. Quindi adesso ovviamente ci scherzo e neanche tanto, e la resistenza di tipo positivo è tipica di chi, specialmente in alcune fasi della propria vita, in età particolari, sta prendendo le distanze andando in direzione ostinata e contraria, come diceva De André. Quindi se a volte possiamo avere difficoltà a gestire, torno a usare il termine che ci ha permesso di aprire l'incontro, chi ci dice no, possiamo utilizzare uno stratagemma che dice: aggiungere legna per spegnere il fuoco. Ora, quando noi abbiamo un fuoco davanti a noi che divampa, la tendenza qual è? Quella di togliere legna, no? Quindi io cerco di togliere di mezzo quelle condizioni che hanno fatto divampare le fiamme. Il problema qual è? Che se io tolgo legna, cosa succede al fuoco? Se io tolgo legna, il fuoco divampa ancora di più, o tende a divampare di più, perché prende ossigeno. Altre volte può essere utile assecondare ciò che sta accadendo, cioè già legna, aggiungo legna per spegnere il fuoco, perché finisce per soffocarsi. Che cavolo vuol dire? Ho un bambino che si alza in continuazione senza chiedere il permesso, alza e abbassa le tapparelle, accende e spegne la luce, va fuori in bagno senza chiedere. Succede? No. Gli chiedo di non farlo, gli chiedo, faccio: senti Paolo, c'ho anche un buon rapporto con lui, no? Faccio: senti Paolo, veramente, però basta, glielo dico a quattro occhi, glielo dico davanti alla classe, lo dico tramite i suoi genitori, cerco di cambiare il suo atteggiamento, il suo comportamento. Ma che abbiamo visto prima nel gioco che abbiamo immaginato? Se io provo a cambiare qualcuno, che succede? Resiste. A quel punto potrei fare una cosa diversa, che si chiama doppio legame. Il doppio legame consiste nel, adesso dico una frase un po' complicata, però la spiego: chiedere al bambino di fare ciò che vorrei che non facesse più. Lo ripeto e poi la spiego. Ti chiedo di fare ciò che vorrei che tu non facessi più. Quindi, poi dopo la raffiniamo, per capirci, iniziamo a capirci. Ti chiedo di alzarti. E lì, poi dopo la sistemiamo, dopo vediamo come. Lì ti si potrebbe creare un problema. Perché? Perché tu vuoi dire di no. Quindi se io ti chiedo di alzarti, lì o do retta alla maestra, alla professoressa, e mi alzo, oppure siccome non mi va di dare soddisfazione alla maestra che mi ha chiesto qualcosa, non mi alzo. In entrambi i casi abbiamo vinto. Perché? Senza combattere, tra l'altro, perché nel secondo caso non vuole dare soddisfazione, quindi non si alza. Che è successo? Non si alza più, abbiamo risolto il problema. Otto. Secondo, anzi il primo caso, quello in cui si alza e sta seguendo quello che gli abbiamo detto noi, lì è successa una roba magica, anche se apparentemente non è cambiato nulla. Si alzava prima, si alza ancora, ma adesso si alza perché gliel'ho chiesto io. Cambia. Raffiniamo un attimo la cosa. Ho un comportamento scorretto che non mi piace, che crea confusione e dà fastidio. Voglio intervenire. Chi lo attua non è il bambino che in questo momento tende ad essere collaborativo, quindi ti dice sì 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 maestra scusa, e poi ci riesce a non farlo per un po' di tempo, ma è quello che tende un po' ad opporsi. Allora mi devo ricordare, doppio legame, come faccio? Chiamo in disparte il ragazzino, il bambino. Non deve essere la prima volta che ci parlo a quattro occhi, quindi questo vuol dire che devo averci un po' di relazione con lui, perché se io sono tre mesi che non ci parlo, la prima volta che lo chiamo fuori o che lo incrocio nel corridoio e comincio a scambiarci due chiacchiere, il bambino starà un po' sulla difensiva, giusto? Quindi le tegole quando c'è il sole, la relazione. Facciamo finta che la relazione già ci sia, lo chiamo a quattro occhi e valorizzo una sua abilità. Quindi gli dico: guarda Paolo, io mi sono accorto che tu
anche più degli altri, ti accorgi prima di quando la lezione sta cominciando a diventare un po' pesante e ti alzi. E questa cosa a me fa piacere perché mi dà una mano a capire se è il momento di cambiare un po' le attività. Quindi ti andrebbe se ogni volta che ti senti un po' stanco, un po' con la voglia di alzarti, ti alzi e magari mi fai anche un cenno così lo capisco anche meglio, perché così mi aiuti a fare lezione anche meglio. Ora, possiamo usare anche altre parole, però il concetto qual è? Ho creato relazione a quattro occhi, non davanti alla classe, se no si innescano altre dinamiche. Valorizzo una tua abilità, se non la riesco proprio a vedere, l'abilità me la devo inventare, a partire dal comportamento scorretto, quindi quello che si alza in continuazione, l'abilità potrebbe essere che si accorge prima degli altri che sta cominciando a diventare irrequieto, e ti chiedo di farlo, perché, quindi di nuovo me lo invento, perché quella cosa mi aiuta. Quindi io creo una connessione tra quel comportamento scorretto e l'aiutarmi del bambino. E abbiamo creato un doppio legame. Oh, non è che funziona il 100% delle volte, Quindi io non mi interessa minimamente parlare di bacchette magiche, ma vi voglio fare degli esempi su come, avendo un metodo, si possa arrivare ad avere a disposizione dei piccoli stratagemmi, perché devono essere semplici, ve lo ripeto, che possano un po' influenzare poi il comportamento e l'equilibrio. Ci siamo? Quindi io lì devo puntare a creare complicità. E forse l'obiettivo più grande non è tanto far vincere la sua resistenza e fargli dire no, non ti aiuto e rimango seduto, nonostante in realtà il comportamento poi a quel punto non c'è più, ma fare in modo che lui, inizialmente a suo modo, cominci a creare alleanza con noi, complicità. Magari l'aiutiamo questa complicità con uno sguardo, quindi Paolo, ti alzi, fammi anche un cenno così mi accorgo prima. Ed è probabile, vi dico, la maggior parte delle volte accade che, non sempre, ma la maggior parte delle volte accade che il bambino il cenno te lo fa, poi in maniera scomposta proverà a suo modo a dare il contributo, ma cambia proprio il tipo di relazione, ok? Quindi lo stratagemma didattico è avere a disposizione qualcosa che con semplicità ci permetta di influenzare le dinamiche. Quindi noi abbiamo cambiato comportamento, perché prima ci veniva da opporre il pieno con il pieno, giusto? Siediti Paolo, smettila. Paolo, guarda che parlo con mamma e papà. Oppure quattro occhi, Paolo, la prossima volta ti metto la nota, sono costretta, sono le regole. Questo ci siamo, che è più volerlo convincere o manipolare con bastone e carota? Influenzare vuol dire invece fare un bel respirone, perché non è semplice, cambiare quello che ci viene spontaneo, e magari ci impiegheremo un po' di tempo perché costerà anche a noi resistenze, per vedere se, sottolineo la parola se, creerà qualcosa di diverso. Ci siamo finora? Meglio con l'audio così? Ok, sto più tranquillo. Ultima cosa, la gestione del conflitto. Qui stiamo sempre sull'estintore, quindi in classe ho un incendio, c'è una situazione conflittuale, capita? Capita anche fuori dalla classe? A casa? Col marito, con la moglie? Ok, quindi ci capita, nonostante non siamo né guerrieri né, di dover a volte dirimere dei conflitti. Occhio ad una cosa, perché qui facciamo un po' appello a quello che abbiamo già detto: quando qualcuno ci spinge, ci viene spontaneo spingere a nostra volta. Quindi ho un conflitto che mi fa scattare una di quelle reazioni e mi viene spontaneo spingere, oppure mi viene spontaneo evitare, mi provochi, faccio finta di niente. Occhio, perché parlando di leadership, non facciamo riferimento alla leadership del leone maschio alfa che vede il suo territorio invaso e deve andare a rischiare la vita per cacciare l'avversario. Parliamo di una leadership, sempre facendo appello a un po' di stereotipi, della leonessa che è sotto il baobab, apparentemente placida, ricoperta di leoncini che le rompono le scatole perché le mordono anche le orecchie, e che non scatta come una molla se un leoncino si allontana. Non fa un balzo e gli stacca una coscia dicendogli così la prossima volta impari e non ti allontani. Non fa neanche finta di niente.
vede, osserva ciò che accade. Quindi l'equilibrio sta nel essere pronti a tutto, poter intervenire in maniera vigorosa e dura, netta, ma non essere costretti a farlo, non avere come unica strada in alcune occasioni quella. Quindi questa leadership per noi prevede avere anche l'opportunità di gestire il conflitto. Se ho qualcuno davanti che mi spinge, può essere molto più utile tirare. Che vuol dire? Qualcuno di voi ha mai praticato Tai Chi? Ma è strano, però. Altre zone in cui qualcuno, così anche per qualcuno lì sì, non voleva alzare la mano. Cosa prevede il Tai Chi? Io ho un collega molto appassionato, maestro di Tai Chi, io non lo pratico, però mi è piaciuto molto l'insegnamento. Il Tai Chi prevede, questa arte marziale, no? Che sembra molto lenta, avete presente quelle immagini dei cinesi che nel parco la mattina fanno quei movimenti tutti strani, fluidi? Ecco, quello è il Tai Chi. Ora, quella è un'arte marziale, a tutti gli effetti. Prevede, tra le tante cose, che se l'avversario mi spinge, anziché oppormi e spingere anch'io, io tiro. E vi dico che succede, non ve la riesco a far sperimentare adesso, ma se ci incontriamo in gruppetti più piccolini e ristretti, la sperimenteremo dal vivo. Se una persona che ti spinge la tiri a te in un modo particolare, vivrà una sensazione stranissima. Perché la sensazione è quella di essere svuotato dalla propria forza, ma il principio è quello di mettersi su una coperta e tirarsi da soli. Possiamo alzarci? No? Don Chisciotte lo faceva, no? Che si tirava dai capelli e volava. Però se noi siamo attaccati alla coperta, non possiamo tirarci su. La stessa cosa vale per una spinta. Se io mi attacco alla persona che mi spinge, mi aggancio, tiro, anziché oppormi, quello che succede è che la persona è come se non si potesse spingere da solo, finirebbe per terra. È una sensazione particolare, se vi dopo di giocare, provatela. Tradotto cosa vuol dire? Nella gestione del conflitto, purtroppo, molto spesso ci capita di cercare di ricambiare il colpo, ci viene spontaneo, anche perché abbiamo la sensazione che sia giusto, doveroso e conveniente. Ad esempio, ho un ragazzino in classe che mi muove magari un'accusa e mi dice: no, però professoressa, lei non è stata giusta nel giudicare i compiti, oppure non so, chiama sempre gli stessi, oppure però ci aveva promesso una cosa e poi non l'ha fatta, insomma, apre un conflitto. Lì potrebbe venirci spontaneo, ricambiare, cioè respingere quell'affronto, quindi dire, spiegarci, dire no, guarda che non è così, guarda che in realtà quell'attività l'abbiamo fatta in questo modo, guarda che se vai a vedere bene i compiti la valutazione è omogenea per tutti. O altra situazione, arriva il genitore e mi dice: professoressa, però rispetto all'insegnante dell'anno scorso sono state fatte molte meno attività pratiche, che forse è una delle cose che più ci può smuovere, no? Perché il confronto anche con una collega, e lì ci potrebbe venire proprio spontaneo spiegarci e dire: no, guardi, non è proprio così, se lei va a vedere bene, oppure no, guardi che siamo ancora ad ottobre, quindi non abbiamo ancora avuto modo di... Ma vi faccio una domanda: siamo sicuri che quel nostro spingere a nostra volta, con le parole ovviamente, spiegarci, sortisca gli effetti che vogliamo sortire nell'altra persona? O quelle nostre parole, anziché suonare come ragionevoli motivazioni, potrebbero avere l'aria di giustificazioni? Nell'altra persona, nessuno discute le intenzioni, le nostre intenzioni. Le intenzioni sono sempre meravigliose. Il problema è quando queste intenzioni si discostano dagli effetti che generiamo nell'altro. Quindi, un modo pratico che mi fa piacere suggerirvi e che potreste cominciare a sperimentare è: in una situazione di conflitto, quando ho qualcuno che mi sta spingendo con le parole davanti, posso, anziché spingere, tirare. Come?
Se avete un pezzo di carta, segnatevi questo acronimo SAGRA, 5 lettere, SAGRA, quello dove si mangia. Ogni lettera significa una cosa che adesso vediamo. Quindi, ipotesi in cui il bambino mi dice che le lezioni di storia e insegno storia fanno schifo. Esagero, no? Poi dopo voi lo contestualizzate nelle vostre situazioni. Sagra, che vuol dire? Prima lettera, S di silenzio. Perché vi dico silenzio? Non soltanto perché è educazione, se l'altro parla sto zitto, ma anche perché è conveniente. Qualcuno di voi da piccolino ha mai sperimentato la sensazione di voler menare qualcuno di più grande di te che ti tiene la fronte? Io avevo due sorelle grandi, ho due sorelle più grandi di me di 10 anni, quando avevo 4-5 anni litigavamo, loro erano 15, quindi io volevo menarle, ma non ci riuscivo perché mi tenevano la fronte. Secondo voi in quella situazione io piccolino mi rilassavo e tranquillizzavo o tentavo di tutto di più e entravo in una trance agonistica e diventavo Super Saiyan o Hulk verde? La seconda, no? Quindi o il bambino che mi dice le lezioni di storia fanno schifo, o il genitore che o la collega che il silenzio serve a non farmi mettere la mia mano sulla fronte dell'altra persona, perché altrimenti l'altro mena di più. Ok? Il silenzio però non deve essere così. Della serie. È finito? È finito di dire tutte queste bip. Ma ci deve essere la seconda lettera, che è la A, che significa ascolto. E deve essere un ascolto, cioè non deve essere una presa in giro, quindi non deve essere un... No, deve essere un ascolto. Anche perché, oltre ad essere buona educazione, è utile, vi conviene ascoltare molto bene ciò che l'altro dice, vi servirà dopo. Ascoltare, la di ascoltare a volte in contesti professionali si può tramutare anche in A di appunti. Mi segno ciò che dici, ma deve essere contestualizzato, cioè non è che sto parlando fuori dal cancello col genitore di un bambino, comincio a dirmi qualcosa, fermi, prendo appunti, perché sarebbe non valorizzante la relazione, giusto? Okay. O sul cellulare, o registro così, A di audio in quel caso. Deve essere un ascolto, a volte appunto anche scritto, perché no, se è il caso, insomma, qui affidatevi al vostro buonsenso, che serva a comunicare all'altro che ci stiamo, non stiamo facendo finta di niente, non stiamo passandoci sopra, non stiamo aggredendo con la mano sulla fronte, ma lasciamo passare osservando bene ciò che accade. Ascolto. Poi c'è la terza lettera, che è la G. Vi anticipo che questo passaggio è uno dei più da mandare giù, perché è la G di grazie, di chi fa decisione. È la G di grazie, nel senso che il grazie non deve essere un grazie del tipo grazie, eh? Ah, grazie! Questo non è un grazie, grato, deve essere un grazie grato. Ora, so che ci sono delle situazioni in cui tutto ti verrebbe meno che ringraziare chi ti sta a volte magari anche offendendo. Se non vi viene da ringraziare per ciò che l'altro vi sta dicendo, può essere un'idea ringraziarlo per il semplice fatto che vi stia dicendo ciò che dice in quel momento. Avreste altrimenti preferito che parlasse alle vostre spalle? No, quindi il fatto che quella persona sia venuta a dirvi quello che vi sta dicendo comunque è da ringraziare. Eventualmente posso anche esprimere alla persona, cioè, guarda, io in questo momento casco proprio dal pero, oppure sto rimanendo davvero male, oppure mi stanno anche un po' girando, se ho la confidenza di dirglielo, però guarda, ti ringrazio che tu me l'abbia detto, perché molta gente avrebbe preferito non dirla questa cosa. Quindi ringraziate, perché oltre ad essere elegante ed educato conviene anche questo terzo passaggio. È una sorta di passepartout. Immaginate questa scenetta. Io sono qui che mi do da fare il lavoro. Passa uno, mi lancia una pala in testa.
ok? Io stavo scavando a mani nude, questo qui passa e mi lancia una pala in testa. Io posso sapere se quel lancio di pala è nato dalla sua intenzione negativa e quindi voleva farmi male, oppure se voleva darmi una mano ma ha sbagliato a lanciare una pala? Lo posso sapere? No, io le sue intenzioni non le posso sapere, quindi mi serve qualcosa, il grazie, adesso vediamo, che funzioni sia per un'intenzione negativa, cioè quello che mi voleva proprio colpire ha preso la mira, sia per un'intenzione positiva uscita però male, perché gli attrezzi pesanti non si lanciano, questo è poco ma sicuro. Perché il grazie funziona nell'uno e nell'altro caso? Primo caso in cui la persona voleva darmi un contributo, ma mi ha detto ciò che mi ha detto in malo modo. Quindi il bambino che si è rotto le scatole mi vuole bene e mi dice: però professoressa, quando facciamo questo? Maestra, in questo caso con questo stile, maestra, questa cosa fa schifo. Magari ci tiene alla lezione, ci tiene a me, ma si è espresso male. Mi voleva dare una mano. Il grazie, dopo essere stati zitti e aver ascoltato, che effetti sortirà in chi mi voleva dare una mano? Buoni, no? Tra l'altro, se poco questo qui ha lo stile pala in testa, quindi spesso si rivolge male agli altri, potrebbe vederci come quei pochi che almeno hanno capito che le sue intenzioni erano positive. Nel caso in cui invece avesse preso la mira per farci il bernocolo, se io ti ringrazio per ciò che mi stai dicendo, che succede? Ti ho rotto il giocattolo. Ovviamente deve essere un grazie grato. Vi faccio un esempio che mi è successo in una scuola. Io ho un cane di quasi 2 anni, un golden bianco molto chiaro, che perde pelo come tutti i cani, e ho dei vicini di casa che stanno portando avanti una sorta di crociata, proprio una questione di onore. Vi dico che non sono esagerato, credo di non essere esagerato io, perché hanno deliberato in assemblea di condominio che noi dovremmo passare lo Swiffer 3 o 4 volte al giorno nei corridoi e nelle scale. A me sembra un po' tanto, però considerate che c'è l'impresa di pulizia che una volta a settimana passa e noi che ogni 2-3 giorni una botta di Swiffer la diamo. Quindi mo, quanti peli potrà... Il cane non è che vive in corridoio, eh? Cioè ci passa 3, massimo 4 volte al giorno. Un giorno trovo attaccato al portone di casa mia un sacchetto della spazzatura nuovo, vuoto, salvo per un gruppetto di peli, un pugno di peli, e questa persona aveva sapientemente, anche con diligenza, raccolto in tutto il corridoio e mi aveva messo nel sacchetto appeso alla porta. Io vi dico, cioè, a me proprio, io sono uscito, stavo portando il cane tra l'altro, ho visto il sacchetto, ho fatto, boh, che ne so, qualcuno si è scordato, il signore della polizia, cioè proprio con un'ingenuità fotonica. Faccio quello che devo fare, torno, prendo il sacchetto, lo uso, tanto devo cambiare il sacchetto. La mia compagna, no, non le ho ridate al cane, no, perché ho provato, ma col trapianto no. La mia compagna invece, chissà chi è stato, questi hanno fatto apposta, no, secondo me è stato quello lì, tra l'altro io l'avevo incrociato, non mi ha guardato, ha abbassato lo sguardo, se è sicuramente lui. Insomma, mille atteggiamenti proprio diversi, né l'uno né l'altro, giusto o sbagliato. Semplicemente diversi. Dopo 2 giorni mi viene a suonare il vicino di casa, il dirimpettaio, che mi dice: guarda, hai un minuto? Io, sì, tra l'altro la scena io nel corridoio col cane sdraiato, perché non lo potevo chiudere dietro la porta, sennò magari grattava la porta, quindi che tenevo il cane lì con lui lì davanti e lui a pancia in su che scodinzolava peli ovunque, e poi quando sta a pancia in su lui sta a notici, non so perché, per i peli, deliri. E lui mi dice: guarda, però il sacchetto l'ho messo io 2 giorni fa, perché veramente qui c'è troppo pelo, non è possibile, eccetera, eccetera. Lì è un buon momento di fare sagra. Io ascolto, zitto, ascolto. Poi ho ringraziato, tra l'altro l'ho chiamato per nome. Lui non sa neanche come mi chiamo. Io mi ricordo, perché con i nomi ci lavoro, quindi mi viene abbastanza semplice ricordare i nomi. E dico: Vincenzo, vero? Lui fa, sì. E lì già, ad esempio, è un piccolo espediente che comunque influenza la relazione. Se mi permettete una piccola provocazione, vi faccio una domanda. Quanti di voi si sono presentati
alla persona, o meglio alle persone che gli stanno intorno, che non conoscono già ovviamente? Ok? Quindi faccio Vincenzo, giusto? Lui fa sì, faccio, guarda Vincenzo, grazie che tra l'altro sei venuto qui a dino, perché tanta gente avrebbe lasciato il sacchetto senza proprio dire proprio nulla. Quindi guarda, mi fa piacere che tu sia venuto a dirmi. E comunque di, insomma, spiegami. Ha parlato un pochino, poi mi ha chiesto le mie ragioni, io ho risposto perché me l'ha chiesto lui. Dopo un po', vuoto per vincere il pieno, anziché dirgli: oh, però non è che mi devi venire a casa o mi devi mettere i sacchetti appesi alla porta. Il contrario, io ho chiesto: nel caso in cui ci dovessero essere situazioni che non ti vanno, oppure che vedi che ci sono troppi peli, davvero ti chiedo la cortesia di venirmi a suonare per farmelo vedere. Io esco, prendo lo Swiffer e pulisco. Non è mai più venuto. Era novembre dell'anno scorso, quindi 10 mesi fa. Molto spesso, in una ipotesi di conflitto, perché lì non era un conflitto chissà quanto esasperato, però c'era un po' di... La cosa peggiore da fare è tentare di rimettere a posto la persona. A volte lo facciamo un po' per punto preso, perché non vogliamo che l'altro pensi che stiamo cedendo. Ma molto spesso conviene volare sotto i radar. Vi faccio un altro esempio, poi dopo finiamo con gli altri due, la R e la A, non me le dimentico, del Sagra. Quanto tempo abbiamo? Cinque minuti. Un altro esempio, un'altra arte marziale. Io ho questo mio collega che è molto appassionato. Se qualcuno ha mai sentito parlare del Sanda, la box cinese, si menano tanto, eh? Non è un'arte marziale dove si fanno i punti, ma si punta il KO, molto vigorosa. A livelli alti, a livello internazionale, i più forti sono i cinesi, ovviamente, perché se la sono inventata loro. I secondi sono i russi. Sapete cosa hanno cominciato a fare da 6-7 anni a questa parte? La nazionale russa? Studiando, preparati. Hanno cominciato a volare volontariamente sotto i radar. Che vuol dire? Vuol dire che se tutti gli altri tendono a vestirsi in maniera molto macia, c'è il macismo, no, in quell'ambiente, quindi a mostrare i muscoli in senso proprio non figurato ma concreto, a farsi vedere anche in fase di riscaldamento molto forti, molto vigorosi, questi hanno cominciato a vestire t-shirt molto larghe, sembrano tipo degli orsetti, a dormire fino a 2-3 minuti prima dell'incontro, a salire sul quadrato in modo volontariamente goffo. Considerate che questi sono atleti a livello internazionale, potrebbero salire col mignolo facendo il salto carpiato. Eppure, nonostante tutti lo sappiano, quello che fanno è simulare, e si allenano per farlo, poca forza. Combattività, poca forza. Perché? Perché inconsciamente, e continuano a farlo anche nei primi 20 secondi del primo round, l'avversario li sottovaluta. Quindi mostrarsi in un conflitto, che nel nostro caso non è a KO ma è verbale, efferati, pronti, molto spesso non paga, perché non fa altro che stimolare nell'altro maggiore aggressività. Quindi non dobbiamo fare finti tonti, semplicemente educazione. Sto zitto, ascolto, ti ringrazio, se mi sono sentito un po' scosso o turbato te lo dico anche, guarda io, oppure guardi signora, io non mi aspettavo questa cosa, oppure Paolo mi dispiace che sono 2 mesi che faccio lezione in questo modo, non pensavo che ti desse fastidio, ti ringrazio però che me l'hai detto. Poi ci sono altre due lettere, la R e la A, e con questo chiudiamo. La R vuol dire raccolta differenziata, si fa dopo, quindi i primi 3 passaggi silenzio, ascolto, grazie, con la persona davanti. Dopo, per conto mio, farò la mia raccolta differenziata e la mia azione, la di azione. Che vuol dire? Vuol dire che tu mi hai detto 10 cose, mi hai vomitato addosso 10 cose, il fatto di essere stato zitto, di aver ascoltato e di averti ringraziato perché tu me l'abbia detto, non vuol dire che io prendo tutto per oro colato, ma farò con la mia testa la mia raccolta differenziata e valuterò tra quelle 10 cose quali di fatto mi possono interessare. Qui ci vuole un po' di onestà intellettuale e dire... questa cosa mi fa arrabbiare perché oppure mi scoccia, però effettivamente
e poi c'è la adiazione, quindi devo prendere atto e mi dovrò impegnare per azione, la adiazione. Quindi con il modello Sagra vi invito a iniziare ad esercitarvi non con i tir che vi arrivano 250 all'ora in faccia, ma con le prime biciclette che muovono verso di voi. Pian piano alziamo il tiro, quindi non fate che domani di fronte a un affondo personale provate a sperimentare il Sagra e poi riuscite dicendo non funziona, perché le competenze abbiamo detto che vanno sviluppate gradualmente. Quindi questo è uno dei tanti strumenti che possiamo utilizzare per gestire il conflitto e mi andrebbe di chiudere questo mio intervento proponendovi un regalo, un omaggio. Vi va a posto? Allora, per le buco. Allora, se vi chiedo di ascoltarmi bene, perché se mi ascoltate bene ci metto 30 secondi e non di più, se altrimenti ci vuole un po' di più, andate su un sito che è il sito che curo e gestisco, che si chiama www.metadidattica.com. È questo qua, adesso si carica. Una volta che siete andati su www.metadidattica.com, qui in alto, sulla destra, qui, aspetta, chiudo questa cosa bordeaux che si è aperta, lì, sulla destra, c'è l'immagine di un libro che si intitola 13 errori da non commettere in classe. Se cliccate lì, potete inserire il vostro nome, cognome e un indirizzo email e vi arriva sull'email i primi due capitoli di quel libro. Ok? È impostato in un modo il più possibile pratico. Ci sono 13 errori che capita di commettere in classe e vengono proposte anche delle strategie alternative che vanno ovviamente allenate. Quindi andate lì sulla destra, ci cliccate e potete inserire i vostri dati. Da cellulare idem, non lo vedete sulla destra, lo vedete scorrendo un po' la pagina, perché si vede diversamente dal cellulare. Ok? Se poi qualcuno dovesse avere difficoltà e preferisce le email, mandare le email, può mandare un'email dicendo non so come cavolo si fa, non mi ricordo, vorrei i primi due capitoli del libro, all'indirizzo info@metadidattica.com. Ok? Ci siamo? Ci tengo a dire che su quel libro trovate delle illustrazioni di una vostra collega di Imola, provincia di Bologna, che è un fenomeno da illustrare. L'ho incontrata durante un corso e le ho chiesto se voleva fare le sue illustrazioni. Si chiama Paola Vacchi, perché mi fa piacere citarla perché è davvero brava. Ok? Quindi do la parola a Celeste. Cioè, veramente in gamba questo ragazzo, che ne dico? Molto efficace, comunicativo, potremmo continuare in futuro se avete qualche discorso in rete, qualche evento formativo in rete, vediamo un po' come verrà attivato il piano nazionale di formazione. Allora, un quarto d'ora per dibattito almeno. È consuetudine che a rompere il ghiaccio sia sempre, da 13 anni a questa parte, la direttrice Ribatti in prima fila. Allora, importante da tutti. Mio marito mi suggeriva di applicare il Sagra. Silenzio, ascolto, grazie. Dopodiché rifletto e non mi alzo. Comunque, grazie. E sì, le cose che ha detto sono state abbastanza significative. L'unica cosa che, perché Celestina ha dimenticato di dire che purtroppo io negli interventi sono quella che rompe un po'
puntini puntini. Pronto. Persino il microfono direbbe. Dicevo che l'unica cosa che andrebbe ampliata, andrebbe corretta, io ho sentito nelle sue parole sempre approfondire la relazione tra l'insegnante e l'alunno, quindi o l'insegnante e il genitore, la relazione unidirezionale, interpersonale, ma la classe è un coacervo di dinamiche. Lei è mai stato, ha mai insegnato? Mi fa piacere, perché non si sentiva. Cioè, questo mi pare che in tutte, nel discorso che lei ha fatto, che regge, tutti gli espedienti di cui le ha parlato reggono, però è messa in ombra la situazione della classe. E quindi la classe come va gestita? Prima di tutto bisogna chiedersi che cos'è la classe. Questo secondo me va aggiunto, va bene, non è che non toglie niente a quello che lei ha detto, però bisogna ampliare, perché chi nella classe ci sta si rende conto che molte volte ha bisogno, per esempio, di ricorrere alla didattica cooperativa. Perché? Perché nei gruppi cooperativi sono gli alunni che di volta in volta assumono quel ruolo positivo di cui lei parlava a proposito della relazione tra il docente e l'alunno, o tra il docente e il genitore. Cioè, ci sono, è veramente un tema quello che avete scelto, la gestione della classe, è enorme, enorme, che implica una serie di conoscenze che però il professore, io la chiamo professore, il professore ha indicato tutte. Voglio dire, quando parlava di sagra, è in fondo quello che indicano i pedagogisti che si occupano di educare alle emozioni, che indicano come reazione ad un'emozione negativa, no? Silenzio, ascoltare, ascoltare con un atteggiamento di ringraziamento, poi riflettere, lei l'ha chiamato raccolta differenziata, in quel caso si dice riflettere su quello, e poi rispondere e poi agire. Quindi voglio dire, ci stanno tutte le cose che ha detto. Forse i miei studi sono anche un po' diversi dai suoi, quindi io faccio riferimento ad alcuni autori, lei ne ha citati altri che oltretutto io non conosco. Per esempio il professor Nardone non lo conosco, ma il problem solving strategico non l'ha certo inventato il professor Nardone. Voglio dire, bisogna vedere a che cosa ci si riferisce. Niente, non ho altro da dire stasera, perché non voglio entrare in un dibattito di questo genere. Grazie. Il guaio è che dopo la direttrice è difficile intervenire, no? C'è Attilio Bertone. E a me ha fatto molto piacere essere qui, anche perché mi ha riportato un po' nel mondo della scuola, come pensionato. E mi complimento veramente l'operatore, perché nel suo modo di comunicare io penso abbia creato già quel rapporto relazionale con lui. Potrebbe già aver superato quella fase di relazione. Mentre però lui parlava sul cambiamento, io vedevo la scuola che cambia e mi chiedevo, la scuola che cambia, che sta cambiando, è un'influenza, ecco, del grande mondo della scuola, quindi facciamo un volo pindarico dalla classe, andiamo alla scuola, sistema scolastico, tutto quello che oggi c'è nella scuola. E quindi il titolo, la scuola che cambia. La domanda è, c'è un'influenza per far cambiare il mondo della scuola, quindi al personale della scuola? C'è un incontro di volontà? Qual è oggi? Atteso che la scuola che cambia non sta cambiando da oggi, ma ogni volta si tenta di cambiare la scuola con risultati che trovano il tempo che trova. Tant'è vero che se
tendiamo ad esempio a quel gioco, qui penso che alla fine con quel gioco dove andiamo a cambiare continuamente il discorso o il risultato finale è quello di creare un po' di confusione, un po' di, diciamo, di soldi. Ecco, allora la domanda che volevo era, ecco, guardando un po' in alto, questa scuola che cambia, qual è il rapporto tra i soggetti che vogliono il cambiamento? Grazie. Comincio a rispondere, poi dopo se c'è qualcun altro e vado avanti. Allora, mi fa piacere rispondere alla collega, nel senso che sono d'accordo che le dinamiche di gruppo siano diverse rispetto a quelle individuali. E, per deformazione professionale sono abituato a cercare dei riduttori di complessità, sia in fase didattica, quindi avendo a disposizione un'ora di tempo per relazionarmi a un pubblico molto ampio, sia per iniziare ad intervenire su un contesto sistemico, come può essere una classe, in maniera strategica. Mi spiego. Esistono diversi tipi di cambiamento che possiamo innescare all'interno di un sistema. Quindi qui faccio riferimento anche alla cibernetica, no? Quindi allo studio dei sistemi. Il primo è un cambiamento di tipo cognitivo, quindi spiego e chi ha ricevuto la mia spiegazione capisce e quindi cambia. Qui la domanda che mi viene da fare è: quanti dei cambiamenti che vogliamo promuovere riescono a passare attraverso un cambiamento cognitivo? Forse pochissimi. È come se di fronte avessi un fumatore e gli spiegassi che fumare fa male. Grazie. Quindi molto spesso, tra l'altro è il primo errore che vedrete nell'ebook nel caso in cui lo doveste scaricare, il primo errore che spesso tendiamo a commettere, ma non solo in classe, in tanti contesti, è quello di spiegare ciò che va fatto e non va fatto. Poi c'è un secondo tipo di cambiamento, il secondo tipo di cambiamento è il cosiddetto cambiamento catastrofico. Quindi accade qualcosa di molto forte che dall'oggi al domani cambia completamente le carte in tavola. Quindi il fumatore che la mattina si sveglia, va in bagno, scusate se sarò crudo, tossisce, scatarra qualcosa di nero e sanguinolento nel lavandino, si spaventa, il suo sistema percettivo reattivo cambia completamente, dall'oggi al domani decide di... potrebbe anche essere una catastrofe positiva. La persona che, la mamma che rimane incinta o il compagno di una donna che rimane incinta decide di smettere dall'oggi al domani di fumare. Quindi la catastrofe non necessariamente ha una attinenza negativa, un'accezione negativa. Il terzo tipo di cambiamento è un cambiamento che viene definito strategico o effetto valanga. Quindi la piccola palla di neve che comincia a rotolare lungo le pendici di una montagna e prosegue aumentando velocità, massa, volume, fino a creare una slavina, una valanga. Quindi è un cambiamento di tipo geometrico, una progressione. Tra i tre tipi di cambiamenti, il primo vale la pena di essere tentato, ma al momento in cui non funziona rischia di essere una tentata soluzione, esasperare la raccomandazione, no? Che tante volte ci capita di utilizzare. Il secondo è altamente rischioso, perché io non so dopo la scarica di dinamite cosa troverò sotto il polverone che si poggia a terra, non è detto che ci sarà qualcosa di utile e funzionale. Il terzo tipo di cambiamento è una scommessa, perché richiede preparazione e richiede dei piccoli interventi da introdurre in un sistema per fare in modo che cambino gli equilibri. Quindi trovo funzionale avere sì degli estintori che intervengano sulle dinamiche di gruppo, quindi per esempio posso lavorare con la prossemica in classe, posso lavorare col braccio alzato come ho fatto all'inizio io tentando
di comunicare un'esigenza, posso farlo inserendo per esempio dei nomi di ragazzi all'interno della mia spiegazione, facendo degli esempi e quindi richiamando senza richiamare. Tanti sono gli espedienti che funzionano in una dinamica di gruppo. Credo che oltre a questi, e quindi mi piacciono, e oltre all'attività laboratoriale, il cooperative learning, oltre alla peer education, quindi lavorare con i ragazzi più grandi che danno una mano a quelli più giovani, si possa anche intervenire sul singolo, perché il singolo torni con un nuovo suo individuale equilibrio ad agire in un sistema. E trovo questo tipo di cambiamento più sicuro nella maggior parte dei casi, più controllabile, e in più mi dà un vantaggio che è proprio di quello, diciamo che è il vantaggio che cerca spesso il ricercatore, cioè se introduco un sistema, in un sistema un cambiamento, mi piacerebbe isolarlo per valutare se è stato quel cambiamento a generare un effetto positivo. Se introduco un cambiamento diffuso, rischio di non capire che cos'è che ha generato quel cambiamento. Quindi, in un contesto del genere, ripeto, sono d'accordo nel trattare le dinamiche di gruppo e nel dotarsi di questo genere di strumenti. Le dico, ad esempio, domenica a Bologna terrò un corso di 6 ore sul lavoro d'equipe, quindi come lavorare sul gruppo, come generare coinvolgimento, motivazione, come individuare per tempo alcune dinamiche, come gestirle, i conflitti, come dirimerli, quindi come partecipare a una dinamica di gruppo, visto che io insegnante sono parte della classe, quindi per me ha molta importanza. Dal mio punto di vista è bene anche portare avanti l'altro binario, quindi è come se fosse una macchina con 2 ruote, da una parte c'è l'intervento sul gruppo, dalla parte c'è l'intervento sull'individuo. Credo che come educatori non ci possiamo permettere di far crescere molto una ruota a discapito dell'altra, altrimenti rischiamo dopo un po' di girare in tondo, se una ruota grande e l'altra piccola. Per quanto riguarda l'intervento di Attilio, scuola che cambia, qual è il rapporto tra queste, diciamo, tra la società, tra i cambiamenti e la scuola che cambia? Io la mia risposta è non lo so, non ho idea. Altro, seguendo il modello di problem solving strategico, tendo a fare attenzione a non cercare dei nessi causali lineari, cioè cosa causa cosa, perché molto spesso in contesti relazionali la causalità è circolare, quindi la causa, la conseguenza, ma molto spesso la conseguenza è anche con causa, quindi è talmente aggrovigliato il meccanismo che può essere più utile cercare cosa accade, come funziona, chi è coinvolto, quindi cosa, chi, come, quando, dove, e non chiedersi il perché. Prima, mentre stavo sistemando il capo, mi è venuta in mente un'analogia che avrei utilizzato nel caso in cui ci fosse stata questa domanda, e quindi la utilizzo. A un certo punto, non so se qualcuno l'ha notato, avevo visto un nodo nel cavo nero e mi son detto: c'è un problema, stupido ovviamente, è semplice, qui non è tanto chiedersi perché c'è il nodo, ma vedere come è fatto il nodo per riuscire a scioglierlo. Quindi, quando affrontando il problem solving strategico, nella fase iniziale, che è quella di analisi funzionale del problema, della situazione problematica, suggerisco di restare sul cosa, chi, come, quando, dove, e di lasciare un po' in pausa il perché. Spesso sento resistenza, perché siamo abituati a cercare il perché c'è un problema, no? Magari mi riunisco con le mie colleghe e mi chiedo perché il bambino in questo periodo sta avendo delle difficoltà, perché quella classe non risponde come le altre. È molto rischioso chiedersi il perché, ma è molto utile vedere cosa accade, come accade. Quindi vedere il nodo, guardarlo bene, avere degli strumenti per farlo ovviamente, e tentare o iniziare a tentare delle strategie. Non so se sono riuscito a spiegare. E poi un'altra cosa che mi viene da dire, che, e qui cito una didatta che a me piace molto, una certa Roberta Milanese, anche lei ha scritto cose interessanti, e un giorno mi fece un esempio durante un corso di formazione che io stavo seguendo, e mi disse:
Pierino e Marcolino, compagni di classe, hanno 3 anni, 4 anni, sono in classe insieme. Pierino sputa a Marcolino. Marcolino torna a casa, va dalla mamma e fa: mamma, Paolino mi ha sputato. Crescono, Paolino e Marcolino diventano, continuano a essere compagni di classe, hanno 12 anni, Marcolino sputa a Paolino, Paolino torna a casa e dice: mamma, Marcolino mi ha trattato male. Continuano a essere compagni di classe, Marcolino il vizio dello sputare continua ad avercelo. A 20 anni, 25 anni, compagno di università, Marcolino, diventato adesso Marco, sputa Paolo. Paolo torna a casa e dice alla mamma: mamma, Paolo è frustrato, è una persona sociopatica e ha dei comportamenti schizofrenizzanti. Cosa vogliamo dire? Che molto spesso tendiamo, anche come didatti, come educatori adulti, a astrarre. E questo nostro astrarre, che forse si trascina dietro una ricerca dei perché, sociopatico, assolutamente esagerato con i termini, e comporta un distacco dal cosa accade, dal comportamento. E la mamma a 25 anni non ha idea di cosa è successo, a 3 anni sì, perché riesce a vedere il film, perché il bambino è più sul concreto: mi ha sputato in faccia, mi ha tirato uno spintone. Da grandi tendiamo ad astrarre un po', e questo purtroppo ci complica la vita. Quindi se io da collega mi relaziono con un insegnante del mio stesso consiglio di classe e descrivo ad esempio una situazione di conflitto e lo faccio nel terzo modo, rischio di lasciare molto spazio all'interpretazione del collega. Quindi il cosa, chi, come, quando, dove ci aiuta anche nel relazionare di una situazione problematica e ci fa assumere la responsabilità, nel caso in cui fossimo noi il collega, a fare domande non sul perché, altrimenti parte il volo pindarico, ma sul cosa, chi, come, quando, dove. E questo si può studiare. Sono Mario Nongio, docente, adesso in pensione, ma comunque continuo sempre. Io volevo tanto apprezzare la relazione del professore, perché ci ha dato degli spunti sul piano psicologico molto interessanti, che servono comunque al docente quando sta in classe. Però poniamoci una domanda: la scuola cambia, perché deve cambiare? Ci siamo fatti questa domanda? Perché è la società che cambia, ma la società cambia in maniera molto più veloce della scuola, e la scuola deve seguire il passo della società, altrimenti rimane indietro. Perché dico questo? Perché anzitutto io concentro la mia attenzione sulla scuola che cambia nella didattica. Quello è il punto nodale: in classe si fa didattica, oltre che il discorso delle relazioni che accompagnano la didattica. E allora qual è il punto centrale? È creare nei bambini le motivazioni ad apprendere, perché senza le motivazioni il bambino non apprende, non c'è apprendimento. E questo è quello che dobbiamo fare. Come? Anzitutto col fare, detto anche il professore, quindi la didattica laboratoriale. Poi anche le conoscenze: non è vero che le conoscenze non servono, e come che servono? Per formare quelle competenze, mettendo insieme abilità e conoscenze. Sappiamo tutto, ormai ci siamo soffermati molto su questo. E sperimentare nuove metodologie didattiche. Si è parlato della scuola digitale. Può aiutare una scuola che cambia, la scuola digitale. C'è il coming, è vero? Grazie a Suriano, la sta sperimentando, è vero? Il coming. Sapete cos'è il coming? Informiamoci. È coding. Sì, va bene, comunque come si chiama? Comunque la metodologia didattica che è importante. Simon Papert, allievo di Piaget, ha sperimentato negli anni 60 la tartaruga che si muove sullo schermo, il bambino che deve controllare l'automa, non l'automa che deve controllare il bambino. Questo è importante, perché? Perché forma nei 3 principi cardine: identità, autonomia, competenza. Il bambino cresce secondo questi 3 cardini importanti. Nella scuola superiore, professori, c'è una didattica nuova, la classe rovesciata. Non è più l'insegnante che spiega la lezione in classe e i ragazzi quindi capiscono, la classe fanno i compiti, è tutto il contrario. Assegna il tema, un gruppo di ragazzi si riunisce a casa, lo approfondisce senza spiegazione dell'insegnante, torno in classe e sono i ragazzi che devono spiegare agli altri ragazzi che cosa hanno fatto su quel tema, e gli altri svolgono un altro tema, un po' anche con il cognitive learning, che dà importante metodologia per poter assumere diversi ruoli e assumere apprendimenti. Secondo me la scuola che cambia è anche questo, perché se non concentriamo i nostri sforzi sulla didattica,
sulla metacognitiva, metadinamica, non ci sono risultati sperati. Il bambino rimane sempre indietro rispetto alla società. Devo solo aggiungere un'altra cosa, problem solving. Quando si crea una motivazione, anzitutto c'è il problem posing, che viene prima del problem solving, cioè si pone il problema e su quel problema si distingue se è un falso problema, situazioni problemiche, come la chiamo polio matematico, da quelle problematiche che, in cui queste situazioni occorre che il bambino abbia uno sforzo mentale in più perché non c'è la strada pronta per arrivare alla soluzione. Quindi deve cercare le strategie opportune per arrivarci senza l'aiuto di nessuno, cioè da solo sperimentato sul campo. Questo è per dire apprendimento, allora la scuola che cambia in questo modo. Poi ci sono tutte le disposizioni burocratiche che naturalmente devono venire dall'alto con la legislazione, però anche sul discorso delle indicazioni nazionali, cogliamo le parti buone che ci sono. Il compito autentico è stata una delle tracce che ha portato al concorso ultimo, che si è svolto in questi giorni. Quanti di insegnanti sanno cos'è il compito autentico? Mi fermo. Mario, sì, allora ci sono diversi file che mi si sono aperti in testa, no? La prima riflessione è analogica, mi viene da farle analogica questa sera di riflessioni, ed è: se vado dall'elettrauto, per esempio, perché ho una difficoltà con le luci, non vuol dire che la meccanica non funzioni, che il gommista non serve a niente, cioè qui secondo me non sono auto escludenti, cioè il tema didattico, quindi metodologie didattiche innovative, l'uso del digitale, il coding, il peer to peer, la flipped classroom, quindi la classe portata, l'apprendimento, mi sa che si sta scaricando questo, potrebbe essere, sono straimportanti, credo che possano essere portate avanti insieme a qualcos'altro di trasversale, che è l'aspetto relazionale non solo dell'insegnante nei confronti della classe, ma anche dell'insegnante nei confronti di se stesso. Cioè, se ci ritroviamo in dinamiche a gestire poi che mi portano a reagire in un certo modo, come abbiamo discusso prima, non c'è coding che tenga, non c'è peer-to-peer che tenga, non c'è LIM che tenga, perché sono fuori dal mio centro e non ci riesco a usarlo con lo strumento, e finisco per far diventare un ottimo strumento una tentata soluzione. Io, siccome mi piace sperimentare dal vivo le cose, per almeno 3 anni, 4 anni ho insegnato anche didattica digitale con la LIM, con alcuni strumenti digitali che sono a disposizione degli insegnanti, piattaforme Moodle, quindi credo molto. Mio padre è stato per anni una sorta di crociato che faceva corsi di informatica ai colleghi, ma parlo adesso in pensione da 6-7 anni. E quindi credo tantissimo nell'uso dello strumento e penso che sia preziosissimo. È importante che quello strumento sia operato in mani, da mani che non tremano in quel momento, perché se tremano è competenti e serene. E poi la seconda cosa che ci tengo a dire, per far chiarezza, quando parlavo prima di problem solving lo intendevo come strumento per l'insegnante, non come strumento didattico a favore della classe, che è un'altra cosa. Cioè problem solving, quel caso, è io insegnante ho uno strumento, un metodo che è rigoroso ma non rigido, che nasce da un lavoro di ricercazione, quindi concreto, pratico, non partendo dalla teoria, che mi aiuta a me insegnate a risolvere problemi che mi si presentano davanti. Poi tutta l'attività di problem solving che voglio innescare e incentivare nella classe, con un altro discorso, anzi è preziosissimo. Ad esempio la classe capovolta punta anche a questo, no? Quindi a lasciare spazio a momenti di condivisione e di problem solving in classe piuttosto che rimandarli a casa con i compiti. Quindi
di nuovo due cose che non si autoescludono, ma possono integrarsi bene, credo. Allora, ringraziamo di cuore il professor Alberto De Panfis e l'appuntamento è per domani pomeriggio alle 17.30 con la dottoressa Lucrezia Stellacci. Buona serata a tutti, grazie per l'ascolto.